Bene, dovrebbe essere adesso in diretta. Benissimo, direi di iniziare. Questo è il secondo incontro, il secondo webinar che diciamo il raccordo tra le tre associazioni, il Laboratorio Permanente per Roma, di Aspes, l'INARC Lazio e Visione Roma, hanno organizzato. Nel primo webinar che abbiamo tenuto il 17 dicembre, e abbiamo soprattutto sottoposto un po' alla politica proposte e progetti per Roma per il Recovery Plan, proponendo anche un patto per Roma su cui abbiamo riscontrato un forte assenso da parte della politica, di tutti coloro che hanno partecipato al nostro incontro. Oggi parleremo invece del rapporto tra questo intervento straordinario, legato sempre ai fondi europei, e le questioni istituzionali della capitale. Abbiamo il piacere, in questo momento sono presenti già in collegamento una parte dei nostri interlocutori e gli altri man mano si aggiungeranno. Io dico chi parteciperà: l'ingegner Paolo Buzzetti, che è presidente del Laboratorio Permanente per Roma, Aspesi, che sarà anche il primo a parlare, il professor avvocato Piero Sandulli, promotore di Visione Roma, dell'associazione Visione Roma, l'architetto Massimo Locci dell'INARC Lazio, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, il dottor Andrea Costa, presidente del Comitato 150 anni di Roma Capitale, la dottoressa Linda Lazzillotta, presidente di CLOCAL, ex ministro, ex vicepresidente del Senato. Si aggiungeranno l'onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, il senatore Maurizio Gasparri, membro dell'Osservatorio parlamentare su Roma, l'onorevole Luca Bergamo, vice sindaco di Roma, che è già in collegamento, e l'onorevole Roberto Morassut, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente. Io darei subito la parola al primo intervento, facendo notare a tutti: dietro di me c'è un orologio, per cui sarebbe auspicabile che gli interventi si stessero intorno al 7, 8, 9 minuti, in modo che tutti possano poi parlare e finire tutta la nostra riunione in un tempo compatibile. A te la parola, Paolo. Bene, grazie Claudio, buonasera a tutti, grazie ai nostri ospiti per aver accettato di partecipare a questo seminario. Io faccio un intervento di inquadramento. Se avessimo visto un film che pure esiste un anno fa, un film di fantascienza che descriveva la situazione attuale, molti di noi avrebbero cambiato canale ritenendolo un po' inverosimile. Purtroppo invece è la realtà. C'è una pandemia molto grave dal punto di vista della salute che cambierà probabilmente anche società, cultura, stili di vita e che purtroppo cambia anche l'economia del mondo che si è fermata per molti settori, in particolare nel mondo occidentale, in particolare in Europa, in particolare in Italia, e parliamo di Roma, sta producendo una gravissima ulteriore crisi economica nella classe media. E soprattutto in coloro che fanno attività privata, professionisti, esercenti di attività varie, bar, ristoranti, come sappiamo, alberghi, piccole e medie imprese di molti settori, edilizia e non solo. E ricordiamoci che questa è la seconda crisi, cioè noi già venivamo da una situazione di crisi, da 10 anni di durissima crisi, non risolta, con politiche di grande austerità europee e con politiche nostre, adesso sulle quali non è oggi l'argomento, a mio avviso che non hanno dato risultati perché hanno aumentato il debito pubblico, hanno diminuito la spesa corrente, scusate, hanno aumentato la spesa corrente, hanno diminuito la spesa di investimenti e lo stato di manutenzione del paese lo dice da solo. Però è accaduto anche un altro fatto, che l'Europa ha cambiato a 180 gradi politica economica. E diciamo che con una frase che la Germania sta oggi al resto dei partners europei come l'America e gli Stati Uniti stavano ai paesi europei dopo la Seconda Guerra Mondiale, ai paesi occidentali. Ha proposto, insieme alla Francia, ma ha proposto la Germania, che è quella che decide, un grande piano Recovery Fund di intervento per far ripartire l'economia. Tutto questo ci induce a una riflessione profonda, perché in realtà è un momento storicamente rilevante dove abbiamo tutte queste risorse da impiegare, dove abbiamo delle riforme da fare perché sappiamo che da molti anni non funzioniamo bene e che quindi alcune riforme vanno adottate.
In questo senso, noi abbiamo dato vita, come diceva poco fa Minnelli, a un patto, a una proposta, naturalmente, a cui la politica deve aderire. Già abbiamo avuto consenso di tutte le forze politiche, una proposta per mettere insieme, per quanto riguarda la città di Roma, intanto tutte le forze imprenditoriali e produttive, dico in senso generale sindacali, perché c'è poi anche l'ACER, gli ordini degli ingegneri e degli architetti, il centro studi Confindustria che ha sempre seguito i nostri lavori nel laboratorio, ma poi ci sono anche, adesso non voglio arrivare alla polis aristotelica, ma ci sono tante associazioni di cittadini che hanno fatto proposte di progetti di riqualificazione della città estremamente importanti. Insomma, Roma, che è una città certe volte imprendibile, l'ultima volta mi ricordo discorsi fatti tutti insieme ai tempi del Giubileo, poi non più, è una città difficile da questo punto di vista perché è grande, però in realtà, diciamo, non ha spesso, si dice, una classe dirigente, però in realtà invece, messa tutta insieme, cercando di fare questo sforzo e anche aggiungendo, perché c'è la cultura e l'università, può presentare un fronte compatto. Dall'altra parte c'è la politica, ma qual è lo scopo di questo patto per Roma? Di trovare degli invarianti dal punto di vista delle riforme e di progetti. Oggi non parliamo di progetti, ma noi ne abbiamo proposti tanti di progetti, e tanti ce ne sono, ovviamente poi sarà la politica che dovrà selezionare, ma le proposte ci sono, per arrivare quindi, innanzitutto quelli di manutenzione naturalmente, ma per arrivare a che cosa? Per arrivare a individuare degli invarianti che non vengano stravolte dal pur democratico e giusto scontro politico dell'elezione del sindaco e poi nell'attività successiva, cioè individuare delle cose che servono per Roma e che devono rimanere patrimonio di tutte le forze politiche. C'è un po' un sogno utopico in tutto questo, però crediamo che sia l'unica strada per portare a risultati rapidi che ci possano far raggiungere l'obiettivo del recovery fund, che ha tempi molto stretti, e del giubileo del 2025, che è un altro grande appuntamento che abbiamo, diciamo, di fronte a noi. Da questo punto di vista, la riforma fondamentale è quella amministrativa, istituzionale, di cui parleranno i nostri ospiti. Io voglio anche sottolineare, perché ne abbiamo parlato tante volte, che questa è un'osservazione banale, per carità, ma va ricordata, che serve anche, e da Roma, diciamo, deve venire la spinta maggiore come metropoli, l'unica grande metropoli italiana, il fatto di modificare il titolo quinto, perché se penso all'urbanistica c'è una serie di sovrapposizioni che rendono difficile la riqualificazione della città. Sull'urbanistica decidono il Ministero dell'Economia, il Ministero dei Lavori Pubblici, il CIPE, il Ministero degli Interni, in una sovrapposizione, permettetemi di dire, folle, in cui nessuno ha la forza di imporsi e che produce il risultato di bloccare molto spesso delle soluzioni di riqualificazione della città. Lo si vede anche nella legge di rigenerazione urbana proposta dalla Regione e anche contrasti Comune-Regione. Adesso io non mi schiero da nessuna parte, voglio solo dire che questa sovrapposizione va risolta e anzi dovrebbe venire anche un suggerimento per un ministero a livello nazionale delle aree urbane o per un'agenzia alla francese. Insomma, delle città ci dobbiamo rioccupare perché sono grandi produttrici di ricchezza e lo dimostra la Roma del Giubileo, che contributo ha dato allora al PIL nazionale e che può tornare a dare anche ancora una volta adesso. Vorrei anche sottolineare questo, che dal punto di vista amministrativo la gestione di Roma, diciamo, con le regole di un comune ovviamente non è possibile per la vastità dell'area metropolitana, e da questo punto di vista vorrei diciamo sottolineare brevissimamente che con le nostre ricerche, valutando dati molto riservati, particolari, privati, pubblici, messi insieme, non perché erano riservati, difficile, perché andarli a trovare, uno studio sugli ultimi 10 anni che sono stati, che è a disposizione di tutti, che sono stati fatti dall'architetto Levino col gruppo Prometeo, sempre nel laboratorio per Roma, dall'architetto Guidi, sempre nel laboratorio con Roma, Roma 3000, e poi anche dal Cresme, che nell'insieme ci danno un quadro dell'evidenza di questo cambio istituzionale a cui la città deve andare incontro. Brevissimamente, noi abbiamo una Roma che gravita sul centro, dove ogni giorno entrano 400.000 persone, le cellule dei telefoni fanno vedere che il centro diventa intasato,
per le funzioni fondamentali di Capitale d'Italia c'è anche, ovviamente, giustamente, il Santo Padre, il Vaticano, ci sono doppie ambasciate di tutto. C'è poi lo shopping, che poi tornerà, c'è il turismo, quindi legato alla stessa cosa, e c'è una Roma, quindi, che si concentra anche con la metropolitana e tutto ciò. Questa visione urbanistica intanto va ovviamente modificata, ma in più Roma è grande quanto la Grande Londra e ha 2.250 abitanti al chilometro quadrato, mentre Londra ne ha 5.550 con 8 milioni di abitanti. Noi ne abbiamo 2,8. Voi capite che il gettito delle tasse che vengono date, perché poi questi cittadini che lavorano a Roma poi tornano nei 121 comuni limitrofi e non pagano le tasse a Roma. Allora capite bene che c'è anche un gettito che è di per sé insufficiente alle molteplici funzioni che Roma svolge, e quindi la necessità di considerare un'area più vasta e metropolitana sarebbe indispensabile. Arriveremmo almeno a quei 4 circa milioni di abitanti che sono il minimo per rendere, diciamo, ovviamente governabile una città. Inoltre, ancora queste ricerche molto rapidamente ci dicono che le cinque aree nord, centro storico, ma nord, est, sud e ovest, adesso non mi dilungo perché devo concludere, nelle varie loro funzioni che sono sia industriali, tecnologiche, sia turistiche, sia di tipo produttivo di vario genere, in realtà sono andate avanti un po' anche a prescindere dalla pianificazione, e quindi si legge con chiarezza che si sono date ognuno una vocazione. Allora, questo ci porta anche a considerare, oltre a dove collocare i progetti che andiamo a studiare, perché ne viene fuori una disamina delle aree disponibili e di quello che si può fare nel riconsolidare il tessuto cittadino eccezionale, e una serie di progetti che abbiamo e che qui non riepilogo, ma quello che è importante è che viene fuori che non regge più il sistema amministrativo fondato sui dipartimenti, direttore, vice direttori. Qui servirebbe, la butto lì, un city manager con cinque soggetti che dirigono ognuna di queste macro aree della città e cercano quindi poi di coordinare un funzionamento altrettanto adeguato. Quindi è logico, e concludo, che serve una riforma istituzionale, i tempi devono essere quelli non della, diciamo, della comunicazione, ma quelli del fare le cose, ma un po' di tempo c'è. Mentre predisponiamo i progetti, l'auspicio è di affrontare una riforma di questo genere, che forse è l'occasione buona per poterla fare. Il mondo produttivo, ecco, tanti collegamenti, Presidente Tagliavanti, al quale faccio un appello di cose che conosce bene, un mondo produttivo tutto insieme che vada in una direzione sola a interloquire con la politica che poi decide, è la scelta che ci auspichiamo. Noi facciamo tutto questo perché, diciamo, riteniamo indispensabile questo contributo della società civile, insomma del mondo produttivo, del mondo della città, perché, come è noto, e paraphrasando una frase che non so più se era di Trotsky o di Nader, del politico americano, ma che diceva: tu ti puoi disinteressare della politica, puoi pensare soltanto alle tue attività personali e vivere tranquillamente, ma ricordati che la politica prima o poi si interesserà di te e influenzerà te nelle tue attività e nella tua vita di tutti i giorni. Quindi per questo cerca di partecipare alla politica e di dare un contributo. Bene, io vi ringrazio e speriamo che da questo dibattito emerga sicuramente una unità, che è quella che è l'obiettivo generale che vogliamo perseguire. Benissimo Paolo, la parola quindi a Piero Sandulli, al professor Sandulli. È stato abbastanza nei tempi, Paolo. Benissimo, cercherò di imitarlo, e in qualche modo credo che bisogna in qualche misura cercare di fare tesoro di questa disgrazia che ci è capitata durante questo anno 2020, che appunto speriamo di metterci al più presto alle spalle e che ci possa il nuovo anno restituire la normalità. Diceva Paolo Buzzetti, aprendo il suo intervento, che appunto siamo capitati in una sorta di canale televisivo che avremmo voluto evitare. A me piacerà cambiare canale il prima possibile per tornare alla normalità, ma cercare anche di fare tesoro di queste esperienze non felici che siamo stati costretti a vivere nel corso del 2020. E probabilmente il tema è già stato in parte anticipato da Paolo Buzzetti in riferimento a quello che dovrebbe essere una rilettura del nostro sistema amministrativo. È un sistema che spesso
si è andato stratificando, che probabilmente non ha avuto mai il tempo di essere serenamente riletto e che invece dovremmo, anche con le risorse che appunto dovrebbero affluire per recuperare le distanze che ormai appunto questa pandemia ci ha prodotto anche sotto il profilo economico, queste risorse a mio avviso vanno spese in modo oculato, avendo una programmazione che non può essere, come vedo attualmente, farsi la programmazione del recupero di quello che era già stato messo in cantiere. Non sono e non debbono essere denari che servono a completare ciò che è già stato avviato. È necessario, a mio avviso, utilizzare anche le opportunità che l'informatica ci offre e le opportunità che in qualche modo siamo andati affinando anche nel corso di quest'anno, che ci ha costretto comunque a sperimentare velocissimamente una serie di ipotesi di lavoro alle quali fino al febbraio scorso non avevamo neppure pensato. Pensiamo a tutti i corsi universitari che sono stati svolti in rete, pensiamo anche ad esperienze come quella che in questo momento stiamo vivendo, appunto ognuno dal proprio studio, dalla propria abitazione, in un contesto che appunto era inimmaginabile soltanto 10 mesi fa. Io credo che tutto questo dovrebbe portare a rileggere i vari procedimenti, a operare quella semplificazione che da sempre stiamo auspicando, ma che non sempre siamo riusciti poi a realizzare. E il vero grosso nemico delle nostre della quotidianità è l'emergenza. L'emergenza in qualche modo ci avvolge, appunto, in fattispecie che ci distolgono poi dalle visioni d'insieme, e io credo che una giunta che voglia essere effettivamente avveduta dovrebbe dotarsi probabilmente di un punto fermo, di una sorta di ancoraggio fermo, quale può essere un assessore al programma, un assessore alla analisi dello sviluppo del programma, una sorta di cruscotto alla luce del quale appunto indirizzare la manovra amministrativa. Il tema della semplificazione, il tema dell'aderenza al programma, che è la prima delibera che in qualche modo la giunta prima e il consiglio comunale dopo fanno proprie subito dopo l'elezione del sindaco, deve essere poi quel patto che si porta avanti e che deve in qualche misura ai cittadini consentire al termine del mandato di verificare se o meno il sindaco ha perseguito gli obiettivi che si era riproposto all'atto della sua campagna, al momento della sua campagna elettorale, all'atto della sua nomina e della sua investitura. Ecco, io credo che tutto questo dovrebbe in qualche modo consentirci di rileggere una complessità di una città che, come Roma, ha un doppio profilo: il profilo della quotidianità e la capitale d'Italia ha una serie di complessità a cui si è accennato poc'anzi e sulle quali non ritorno, ma anche la possibilità di recuperare quella che è la vocazione storica. Roma è sempre stata in Europa e nel mondo un punto di riferimento e deve tornare ad esserlo. Ecco perché da una parte si è lanciata la vocazione culturale museale del grande Campidoglio, della possibilità di dedicare una serie di palazzi sul colle del Campidoglio o intorno ad esso, che possono essere destinati o restituiti alla loro funzione museale. Ho più volte ricordato il Palazzo dell'Anagrafe, dove ancora in alto c'è scritto Museo di Roma, Palazzo del Museo di Roma, e di fatto a quello andrebbe restituito, probabilmente recuperando anche molte delle potenzialità di quel piano regolatore basato sul sistema direzionale orientale. Si potrebbero ricollocare molti dei palazzi pubblici, non necessariamente al centro di Roma, perché il centro di Roma potrebbe essere liberato da una serie di funzioni di carattere burocratico amministrativo. Abbiamo visto che tranquillamente queste si possono fare anche da luogo decentrato. Ecco perché si potrebbe evitare di creare questo flusso di traffico che dalla periferia o dai comuni limitrofi viene al centro, e tutto questo potrebbe evitare di appesantire la macchina
burocratica della città e non necessariamente collocarla al centro di Roma. Probabilmente i palazzi amministrativi essenziali possono continuare a stare all'interno del centro della città, ma tutto ciò che riguarda i ministeri può tranquillamente essere decentrato perché di fatto può funzionare alla stessa stregua sia che stia a ridosso del Senato o della Camera, sia che sia ad alcuni chilometri di distanza, perché abbiamo visto che oggi ciò che fa la comunicazione e le idee è la rete, la linea e non certamente, quindi la fibra ottica e non certamente il movimento delle persone sulla strada. Ecco, io credo che tutto questo dovrebbe portarci a reimmaginare Roma, a riportare praticamente ecco, quella manutenzione che abbiamo visto essere totalmente carente, la manutenzione gira e fa girare anche l'economia, perché di fatto in questa città è mancata totalmente la manutenzione dalle cose più banali, le piante che non sono state potate per anni o le buche che non sono state riparate, a quelle un pochettino meno banali, un po' più rilevanti, come il recupero di taluni pubblici edifici, molti dei quali sono all'abbandono ed è un vero peccato dal punto di vista della crescita di questa città. E i temi sostanzialmente di una collaborazione tra tutte le forze, lo ricordava Paolo Guzzetti, all'epoca del Giubileo fu realizzata anche una manovra di crescita informatica notevole. Su quella manovra siamo ancora fermi, a quella manovra siamo ancora fermi. Credo che bisogna optare per recuperare parecchie delle risorse che stanno arrivando in Italia e quindi anche a beneficio della capitale, per poter riprendere quel sistema di informatizzazione che oggi sarebbe in grado di regolare il traffico in città, di regolare i trasporti, di consentire una migliore capacità di spostamento in città. Forse bisognerebbe anche avere il coraggio di chiudere, ma in via effettiva e non solo potenziale i centri storici al traffico privato, perché di fatto oggi tra permessi più o meno veritieri, di fatto non la chiusura è soltanto una chiusura formale e non sostanziale. Ecco, io credo che tutto questo debba poter essere realizzato proprio facendo riferimento a un gruppo di forze e credo proprio per creare questo gruppo di forze, per creare questo scambio di idee, questo scambio di opportunità. La struttura di Visione Roma è nata proprio per coagulare dei pensieri, per poter in qualche modo riuscire a recuperare anche una potenzialità di carattere funzionale. Torno, e con questo chiudo, all'idea che veniva lanciata prima da Paolo Guzzetti dicendo in fondo bisogna che la città si doti di un city manager e in qualche modo questo city manager contornato di una serie di tecnici di rilievo possa far funzionare la stessa. Ecco, io credo che l'idea originaria, quella che portò alle elezioni del sindaco nel 1993, di avere degli assessori fuori dall'ottica dei partiti politici, quindi degli assessori tecnici, era proprio su questa linea. Quella prima giunta ebbe a funzionare con degli assessori tecnici che potevano in qualche modo collaborare perché avevano una sorta di scienza propria, scienza privata, il cosiddetto know-how, che di fatto in qualche modo ha consentito all'epoca di far funzionare meglio quella macchina. Assessori che hanno sempre funzionato in tutto quel periodo prendendo tutte le loro decisioni all'unanimità e se non c'era l'unanimità si approfondivano i problemi fino a quando la si riusciva a realizzare. Ecco, io credo che quella ottica evidentemente era quella che poteva essere considerata vincente. Poi quell'ottica si è abbandonata e c'è stato un ritorno della politica, una sorta di occupazione della politica anche ai ruoli che probabilmente si volevano inizialmente tecnici e non politici, e questo ha fatto sì che abbiamo assistito in questi ultimi anni a un tourbillon di assessori, spesso fatti per venire da fuori Roma, che non conoscevano neppure i problemi, che non hanno avuto neanche il tempo di riuscire ad immedesimarsi in essi, che sono stati sostituiti da altri. Tutto questo è bene che non ci sia per il futuro, tutto questo ci dovrebbe riportare a un patto tra istituzioni e
cittadini, ma anche operatori economici, che possa far tornare Roma al ruolo che merita e possa in qualche modo riportarla ad essere la capitale d'Italia, cosa della quale forse da ultimo ci siamo scordati al punto che anche i 150 anni di Roma capitale sono passati quasi sotto silenzio, perché di fatto non si è avuto neanche il coraggio di poter festeggiare quell'evento. E credo che con questo chiudo, se poi eventualmente c'è la possibilità in un secondo giro posso approfondire alcuni ulteriori problemi, ma credo che sostanzialmente solo rimboccandoci le maniche e facendo uno sforzo comune possiamo in qualche modo riportare la città al ruolo che merita e che da qualche tempo ha abbandonato. Bene, adesso l'architetto Massimo Locci dell'Inarche Lazio. Io volevo sapere se Lorenzo aveva sistemato il suo audio. Purtroppo no, non mi pare. Ancora non funziona bene. Prova a parlare con il cellulare, poi questo qui. Parla con il cellulare. Va bene. Io direi, non si sente ancora Lorenzo. Io darei intanto la parola a Massimo Locci dell'Inarche Lazio. Buonasera a tutti. Io ho seguito il precedente incontro e anche alcuni altri che si sono svolti in questo periodo e ho notato in tutta la cittadinanza un grande desiderio di confronto, quindi questo è un aspetto Ma estremamente tu, positivo. Lorenzo, senti? E chiaramente il problema Adesso sento principale è se parli a capire questo microfono, non quando ti sento appunto, dal questa computer, propositività purtroppo. sembrerà calare sul Il territorio, guaio, lo quali sai qual è il saranno i guaio? Che ruoli adesso io delle occupo il istituzioni a partire cellulare dalla Regione e se Roma, ma qualcuno tutto il deve, ho mondo lasciato il potrebbe numero, doveva intervenire, avvertire, quale questa è un po' la ruolo fregatura che abbiamo. svolge Comunque, stai realmente. sentendo, vero? Chiaramente l'Inarche 60 anni fa è stata Va fondata da bene, Tronzelli, continuiamo così. tenendo insieme Poi dovrai tre parlare da figure che in questo quel momento telefono, sembravano vediamo se incompatibili tra la riusciamo. committenza, Va i bene. progettisti e il sistema delle imprese. Quella fu una scelta strategica particolarmente felice perché dall'incontro di queste tre figure poi sono nate proposte significative per la città di Roma, a cominciare dal piano regolatore del 62 che nasce in ambito INARC. Da allora la struttura è diventata, il sistema, come dire, delle costruzioni, dell'urbanistica è diventato molto più complesso, a cominciare dalle imprese che adesso si occupano anche di gestione, di manutenzione, quindi molto più articolata, ma intervengono anche altre figure che sono altrettanto importanti, come il sistema della ricerca, sia universitaria, sia come start-up di privati. Il mondo dell'industria, del sistema delle costruzioni, che recepisce gran parte di queste attività di ricerca, ma soprattutto il ruolo della finanza. Il ruolo della finanza, a cominciare dal ruolo svolto dalla mano pubblica con Cassa Depositi e Prestiti, ma anche con il sistema dei fondi immobiliari e il sistema privato, diciamo, immobiliare puro. Quindi c'è un sistema molto complesso e quindi come istituzioni INA, che penso anche come Visione Roma, il ruolo che si deve avere è proprio quello di antenne sul territorio, cioè avere la capacità di saper cogliere problematiche specifiche, progetti che sono ancora embrionali, ma farne anche come istituzione una prima verifica che è quella di capire se effettivamente può essere inserito in un sistema strategico, se c'è una compatibilità effettiva, tecnico-economica, se c'è una possibilità di concretizzarlo effettivamente. Dopodiché trasferirlo alle amministrazioni. In questo caso qua le amministrazioni che si occuperanno del recovery fund sono più di una, vanno dal sistema territoriale più ampio, regionale, poi si passa per la città metropolitana. Roma chiaramente non può non considerare che in questo momento la sua area di estensione, di riferimento è l'intera vecchia provincia, che
e che peraltro finora si è operato con rappresentanze da parte delle amministrazioni già elette. Da adesso in avanti si andrà avanti con elezione diretta dentro la città metropolitana. Dopodiché Roma stessa, Roma Capitale, ha una sua articolazione complessa e su Roma, come evidenziava Buzzetti, hanno competenza, si sovrappongono tantissime altre strutture ministeriali e territoriali per la tutela, per la salvaguardia e così di seguito. Allora io pongo tre questioni. La prima questione è: esiste una struttura capace di valutare le proposte che da appunto il sistema delle associazioni, delle istituzioni come le nostre, possa valutare queste proposte, che l'equivalente potrebbe essere una sorta di struttura come il vecchio ufficio di piano, insomma, no? Che aveva la capacità di raccogliere e coordinare una serie di proposte, tutte strutture che al momento non sono presenti. Peraltro a Roma c'è una evidente carenza di progettualità che si porta avanti da molti anni, c'è una carenza di visione strategica, e anche lo stesso piano regolatore, che peraltro ricordiamolo c'ha 25 anni da quando è stato immaginato, 12 anni dall'approvazione, a tutt'oggi ha un tasso di approvazione praticamente quasi nullo. E quindi c'è una necessità, molti ritengono che si debba ipotizzare una revisione di questo piano regolatore, ma a parer mio in questo momento sarebbe veramente molto problematico. Peraltro questo piano, che pur non avendo la capacità, come dire, strategica e visionaria del piano del 62-65, ha però una modalità che era stata messa in piedi, pensata all'epoca da Mimmo Cecchini con lo famoso slogan di pianificare facendo, che è quella di essere molto più flessibile, di essere meno ideologico, di essere graduale. Quindi in questo senso paradossalmente potrebbe essere più opportuno conservare questo piano e immaginare una revisione puntuale, esattamente come era nella logica del piano. Però quello che ripeto, questo sistema che adesso ho fatto riferimento di ufficio di piano o un city manager capace di appunto di coordinare varie figure tecniche che non sono solo relative all'urbanistica, ovviamente, però appunto è indispensabile. Se noi pensiamo ai momenti significativi di 200 anni a questa parte di Roma, pochi sono stati i momenti dove si è costruito un sistema di progettualità rilevante che ha trovato poi attuazione nel tempo. Sei riuscito? Uno è quello appunto del cosiddetto periodo del quinquennio napoleonico, insomma, no? Con il prefetto de Tournon, che però aveva scelto una squadra che all'epoca era fatta di figure come Valadier, di figure come Esterni, come Camporese e così di seguito. Oppure la pluricitata vicenda della consigliatura di Nathan, che riuscì a realizzare un nuovo piano regolatore, ma una riorganizzazione complessiva della struttura amministrativa, che chiaramente si è potuto fare perché da una parte era affiancato da San Giusto per quanto riguarda il piano regolatore, da Montemartini per quanto riguarda il sistema energetico, ma da figure che sono anche meno note, ma insomma sono importantissime, come Mario Moretti, che era un ingegnere interno all'amministrazione che ha progettato gran parte delle scuole di quegli anni là, oppure di Tullio Zevi, il padre di Bruno, che era un esperto di trasporti e che riuscì a coordinare tutto appunto la transizione da trasporto pubblico in mano privata a trasporto pubblico complessivo, e così varie altre. Però la logica è sempre stata avere una struttura affidabile a cui far gestire i progetti.
A Roma in questo momento non c'è assolutamente, quindi questo è un primo aspetto molto rilevante. Secondo aspetto riguarda i tempi. Il recovery plan prevede una realizzazione e collaudo delle opere entro il 2026, cioè abbiamo 5 anni davanti. Questo è per le realtà romane fantascienza. Posso poi citarvi dei casi che riguardano anche, che so, la mia attività professionale privata, dove i tempi sono infinitamente più ampi e in 5 anni si arriva sostanzialmente all'approvazione di progetti che hanno un minimo di complessità maggiore. Ma ancora di più se riguardano un tema che è strategico di tutti i progetti, insomma, emerge questa necessità della rigenerazione urbana. Beh, allora io insegno riqualificazione architettonica da molti anni, mostro ai miei studenti sempre gli stessi programmi di rigenerazione e di riqualificazione della città, il nodo Marconi Ostiense, i mercati generali, il sistema delle aree di Pietralata, di Portina, le caserme e quant'altro. Tutti progetti non attuati, qualcuno parzialmente attuato come nell'area Flaminia, appunto perché si è realizzato il maxi, ma il programma più significativo è fermo perché appunto non si va, nonostante la presenza di Cassa Depositi e Prestiti. Il mattatoio è stato realizzato una parte non rilevante dell'intero sistema. Quest'anno, per esempio, per dare un esempio di come il sistema della rigenerazione non è partito, noi come INARC non abbiamo assegnato lo specifico premio sulla rigenerazione urbana che riguarda progetti realizzati o progettazioni degli ultimi 5 anni. Non c'è niente, non abbiamo trovato nulla, non c'erano candidature, non c'era niente, quindi non l'abbiamo assegnato. Viceversa, anche altre realtà italiane come Milano, Torino, perfino Venezia ha attuato programmi significativi in questo senso. Per non parlare poi di ciò che avviene a livello internazionale, io ogni anno mostro ai ragazzi appunto i lavori, appunto, la trasformazione della RUR, i progetti realizzati per Londra, sia nelle varie fasi, utilizzando anche le opportunità che sono derivate per esempio dalle Olimpiadi del 2012, ma altrettanto sempre i grandi eventi sono state opportunità straordinarie per Marsiglia, come città capitale della cultura del 2013, che ha cambiato completamente l'immagine e la funzionalità urbanistica. Pronto? Di questa città. Ma altrettanto vale, Claudio, per Parigi e tutta l'area di Pantin, la Villette, vale per l'asse Liverpool-Manchester, che sono due città importanti riconvertite a nuovi figli. Di tutto questo ho ancora il caso, l'unicitato del caso di Barcellona e delle Olimpiadi del 1992. Beh, anche in quel caso il sindaco Maragall, che è stato un sindaco molto aperto verso l'innovazione, ma non avrebbe potuto fare quello che ha fatto come interventi e ricadute sulla città se non avesse avuto a fianco una struttura coordinata da Sepiglio, che era un architetto dell'amministrazione, che era poi affiancato da un grande studio di progettazione come Oriol Boigas e da vari altri che si sono aggiunti. Quindi il tema dei grandi eventi, delle opportunità che questi dei finanziamenti, della visibilità, della crescita di PIL è una dei temi che Roma deve continuare a sfruttare. D'altra parte, da una parte sono state rifiutate le Olimpiadi del 2020 e del 2025. Le esperienze non sono state in passato tutte chiaramente positive, perché a una visione positiva che noi leghiamo Roma 1960, ma ancora prima nella storia, tutti i piani Sistini del Cinquecento, tutti gli interventi fatti nei secoli per gli eventi del Giubileo.
Lo stesso giubileo del 2000 è stato sicuramente diciamo, un evento estremamente positivo. Certamente ci sono poi gli esempi parzialmente negativi, come è stato il caso dei mondiali del 90, dove gran parte delle scelte erano discutibili e alcune, insomma, non sono state colte, se non andiamo a andare nello specifico. O ancora i mondiali di nuoto del 2009, in particolare il caso delle vele di Tor Vergata. Però sono passati anche 11 anni da quell'evento e qualche idea è maturata, ci sono stati confronti anche con strutture universitarie, varie proposte per la riutilizzazione di questi ambiti, eppure non è stato fatto niente. Quindi c'è anche, in questo mi sento parzialmente da Sandulli, cioè bisogna anche di dare continuità all'azione amministrativa. Uno degli elementi più significativi e più forti dell'azione di Nathan, appunto, è quello di essere stato capace di proporre un'infinità di nuove strategie per la città, per l'organizzazione dell'amministrazione pubblica, ma anche di non disperdere progettualità che erano già in atto, anzi dandogli grande impulso, e quindi sotto Nathan vengono realizzate il Vittoriale, viene realizzato il cosiddetto, appunto, il palazzaccio, viene realizzato l'ampliamento del Parlamento. Tutte cose che per decenni erano state programmate e non riuscivano a trovare uno sbocco operativo. Quindi è importante anche questa continuità. Poi c'è la terza questione, ma quali sono i motivi per cui Roma ha questi ritardi? Tenga sempre conto dell'orario. Devo andare a chiudere? No, devi tener conto dell'orario. Non so se... No, ho detto semplicemente di tener conto un pochettino dell'orario. No, vada tranquilla, vada tranquilla. Vado a concludere. La questione dei ritardi, io prima dicevo, appunto, il recovery plan deve essere completato in 5 anni. Sì, potranno anche esserci probabilmente degli slittamenti, ma al momento questa è la tempistica. Allora, il motivo dei ritardi, a parer mio, dipende da tanti elementi. Mi ci metto anch'io come mondo professionale, mondo dei progettisti, perché chiaramente da una parte ci sono poche possibilità di confronto, quindi pochi concorsi, che significa poche idee che possono essere messe a disposizione dell'amministrazione, ma anche i progetti che rimangono sempre a una scala di genericità, di massima, e non sono assolutamente cantierabili. Quindi il nostro palco progetti, anche se andassimo a riprendere per tutti quelli proposti e non realizzati in questi anni, è un parco progetti soltanto di idee. Però c'è anche da un'altra parte una progettazione totalmente lacunosa, senza coperture finanziarie, senza verifiche preliminari con altre amministrazioni. Poi c'è appunto un ultimo ruolo, che è ancora quello delle imprese, che ancora devono in parte attrezzarsi per un ruolo gestionale più complesso. Comunque, per quanto mi riguarda, il problema vero sono appunto le tempistiche. Ripeto, se io vi cito l'iter medio di un progetto di una media complessità, i tempi vanno per l'approvazione dai 3 ai 5 anni. Questa è la realtà. Buzzetti mi potrà dare atto di questa tempistica, se corrisponde al vero. E quindi noi ci troviamo con i tempi che vengono dati per i concorsi ridicoli per la progettazione. Pensate che adesso c'è questa gara per la rifunzionalizzazione del Colosseo, per renderlo utilizzabile per manifestazioni teatrali, e il tempo che viene dato per la progettazione è un mese. Dopodiché
cioè, solo a pensare di poter intervenire in un luogo come dire, che ha una sua forza simbolica così rilevante, non è pensabile che possa essere immaginato. Quindi i progetti saranno anche quelli molto vaghi e quindi tutta la logica, la filiera dal progetto all'esecuzione è come dire, carente dall'inizio. Finisco qua. Grazie. Benissimo, grazie a lei. Allora, spero che Lorenzo riesca adesso, riusciamo a far sentirlo. Lui ha sentito. Allora, se io ho sentito tutto, voi mi ascoltate? Fatemi un segno, bene. Perché in realtà io vedo in un telefono e parlo con un altro telefono. Non sono riuscito a disattivare, visto che c'è la modalità sicurezza automobile. Che la prima volta che vedo non sono riuscito a eliminarla, anche se non sono in automobile. Però è bello. Insomma, in modo pur artigianale siamo riusciti a creare un contatto. Allora, il tema di oggi è: Roma deve cambiare status? Questo aiuta Roma? Diciamo che in questo senso c'è una piccola buona notizia, che è quella di ieri. Ieri è stato approvato un ordine del giorno sottoscritto da tutti i parlamentari di tutti gli schieramenti, dove nella sostanza si chiede, non ho avuto modo di leggerlo, però piuttosto quello che ho capito dagli articoli, che si chiede uno status per Roma e risorse per Roma. È un ordine del giorno, diciamo, è rivolto al governo, è un fatto positivo. Dov'è il fatto positivo? Che tutti gli schieramenti l'hanno sottoscritto. Qual è la forza di un ordine del giorno? Non moltissima. Però se questo serve ad avviare, soprattutto a livello parlamentare, una maggiore attenzione di tutte le forze politiche per Roma e per il suo status, è un fatto positivo. Faremmo bene noi, diciamo, noi cittadini romani o comunque istituzioni o associazioni locali, a prendere sul serio, diciamo, questo impegno che è stato preso ieri e non farlo passare con una di queste notiziole del periodo vacanziero, dove magari il 7 gennaio nessuno se ne ricorda più. Quindi secondo me faremmo bene a dire alla politica, a tutte le forze politiche, bene, grazie, è stato un atto di grande responsabilità, adesso siatene conseguenti. Va dire, avete già il tema della Next Generation da poter affrontare, si sta affrontando adesso, cominciamo a riorientare una serie di risorse strategiche per quanto riguarda Roma. Detto questo, però permettetemi di dire che il problema dello status di Roma in realtà è abbastanza ciclico. Come Camera di Commercio di Roma, devo dire che pur essendo la nostra istituzione vocata più all'attenzione allo sviluppo economico, in almeno due occasioni proponemmo alla città e alla politica la riflessione sullo status di Roma. Devo dire che in entrambe le occasioni, diciamo, non è che siamo stati particolarmente fortunati. Voglio ricordare la prima, 1999. Allora Andrea Mondello, che era presidente della Camera di Commercio, tra l'altro faceva parte anche Paolo Puzzetti, ricordo bene, era nostro consigliere, decise di chiamare non un'università italiana, ma la London School of Economics, e dire: guardate, perché non ci studiate il livello normativo della città di Roma e confrontatelo con le altre città del mondo, e secondo voi quale può essere un modello possibile che aumenti l'efficacia di questa città? Ricordiamoci qual è il contesto del 1999, era l'anno prima del Giubileo, le cose andavano abbastanza bene a Roma. Roma tra l'altro in quel momento si trova forse nella fase più alta da dopo le Olimpiadi, di risorse pubbliche e risorse statali che scendono nella città per il
fare quando le cose vanno bene e non quando le cose vanno male, perché altrimenti la disperazione dell'oggi ci porta, come dire, e la pesantezza dell'oggi ci porta a fare ultima qualcosa delle sciocchezze. Allora, ma che cosa diceva la London School of Economics, autorevole, diciamo, istituto economico? Ci diceva che il sistema già allora non funzionava. Ci diceva che il sistema di governo locale era polverizzato ed avevamo un multilivello relativamente alle decisioni che produceva diseconomia. Blocchi decisionali e inaffidabilità. Inaffidabilità nei confronti di chi? Dei cittadini, di chi amministrava la città di Roma, ma soprattutto per chi operava in termini economici o voleva investire nel territorio. Diceva, avete costruito lì tra lo Stato centrale, guardate, quando si parla dello Stato, noi non siamo Belluno, lo Stato c'è anche a Belluno, ma incide meno delle scelte di Belluno. A Roma incide molto lo Stato, è la sua capitale, poi abbiamo la regione, poi abbiamo il comune, eccetera. Tutta questa struttura di governo locale, quindi loro che cosa proponevano? Proponevano di consolidare la struttura di governo sull'area romana, ma non l'area romana come era adesso, l'area romana più ampia, quindi ragionavano in termini di area metropolitana. Poi noi avremmo capito poco che cosa significava questo. Significava ad esempio che molti romani andavano ad abitare fuori Roma e si creava anche quell'effetto che ricordava prima Paolo Buzzetti, a dire che noi abbiamo i romani dell'emigrazione, poi andiamo a vedere i dati di Roma e sembra che Roma perda abitanti. Li perde sicuramente, ma si sono messi nella cintura. Questo spostamento di funzioni dal centro verso l'area metropolitana, con quelli che abitano fuori Roma, detto romani, sono figli di Romagna, hanno fatto le scuole a Roma, passano il tempo ad entrare e uscire dal raccordo, eccetera. Diciamo, però tutta quest'area, diciamo, non è governata, tutto questo è avvenuto, diciamo, casualmente. Quali sarebbero stati i miglioramenti, ci diceva la London School? Efficienza della fornitura di beni e servizi pubblici e locali, pensate soltanto il trasporto, quindi il trasporto non finiva al Comune di Roma, ma il grosso di quelli che prendono il trasporto sono quelli che attraversano il Comune di Roma, vengono da fuori, eccetera, e così via. L'efficacia nella realizzazione delle scelte collettive e chiarezza nella responsabilità politica, pure questo è importantissimo. Vale a dire, tutte le volte che si ferma un'opera, diciamo, non è mai colpa del comune perché è colpa della regione, non è mai colpa della regione, ma è colpa di un ministero, non è mai colpa di un ministero, eccetera, eccetera. Il fatto che tu concentrare in un'unica area le responsabilità e i poteri rendeva almeno anche più chiaro chi aveva le responsabilità e perché no, anche i meriti, diciamo, di una serie di realizzazioni, eccetera. Poi un altro elemento importante è la capacità di istituzione di governo locale di consolidare, facilitare l'attrazione di investimenti diretti dall'estero. Nel 1999 questa affermazione non aveva una grande importanza, perché a Roma non c'erano grandi investitori dall'estero e devo dire che lo stesso mondo imprenditoriale romano non è che fosse molto amante che arrivassero soggetti esterni sull'area romana, diciamo. Eravamo per certi versi un po' neocorporativi, diciamo. Cercavamo di essere noi la risposta a noi stessi. Questa frase affermazione l'abbiamo invece capita nel momento in cui la globalizzazione è diventata più forte, pensate soltanto a Milano, quanto Milano si è potuta trovare invece dei fondi, investimenti che hanno investito su Roma, sul termine efficienza, quindi il fatto di essere attrazione, eccetera. Allora, comunque, questo era quello che ci proponevano un modello molto simile a quello di Berlino, perché come sapete la Germania per certi versi è un paese regionale con grandi differenze, quindi per certi versi assimilabile un po' anche al modello italiano, allora dal punto di vista politico. Allora, ma quello che ci colpì molto e colpì a chiamare ciò, mi ricordo allora lo stesso Andrea Mondello, è questo tipo di proposta che fu presentata, fu l'accoglienza, il gelo più totale.
la sensazione che il fatto che la Camera di Commercio, che è un ente terzo, dal punto di vista nel momento in cui si fosse occupato di questa cosa, fosse andata oltre i propri confini. Diciamo, devo dire, non ci fu nessun accoglimento positivo della politica se non un accenno da parte di Storace, che disse allora che era favorevole all'area metropolitana, eccetera. Però non sviluppò assolutamente nessun dibattito. Devo dire che un secondo tentativo noi l'abbiamo fatto esattamente un anno fa, quando abbiamo fatto un convegno dove abbiamo presentato, in base a una serie di esperti, uno studio curato da De Masi, dove dicevamo che cosa sarà Roma nel 2030 se continuiamo con questo, diciamo, trend con cui abbiamo vissuto in questi anni. Allora, anche in quell'occasione devo dire che avevo un'ottima accoglienza da parte del Presidente della Repubblica, che ci onorò della sua presenza nel dibattito, ma anche allora, diciamo, devo essere sincero, e non credo per i cattivi argomenti, perché poi anche gli interlocutori che in qualche modo partecipavano a quell'iniziativa, almeno mi erano parte di altissimo livello, però anche in quell'occasione, diciamo, non riuscimmo, diciamo, a mettere in atto, diciamo, un dibattito particolarmente significativo relativamente a questa questione. Che dire, io sono tra quelli che penso che non auguro a nessuno di diventare sindaco di Roma se non viene risolto questo tema. Io ormai lo vedo ormai strettamente legato alla possibilità di successo di un qualsiasi governo del nostro territorio. In assenza di un cambiamento delle regole, devo dire che uno lo può fare per amore e per coraggio, ma anche se ci mettiamo i migliori di tutti noi con queste regole, non è che possiamo aspettarsi grandi risultati. Quello, però, diciamo, in questo relativo pessimismo, secondo me qualche luce di speranza c'è. Qual è la luce di speranza? Paradossalmente il Covid. Allora, il Covid che cosa ha fatto? Nella sostanza ha fatto un po' come fanno le car in Formula 1. A un certo punto si è messo davanti e ha fatto rallentare tutti. In questo momento tutte le grandi città rallentano. Vuol dire che stanno tutte al passo di Roma, per dire una cosa così, nel senso, hanno rallentato. Non solo hanno rallentato, ma ha toccato gli elementi fondamentali del vivere civile, dell'economia, del senso dello Stato, dell'amministrazione, forza della politica, le ha tutte rimesse in discussione. Ha in parte ricambiato le regole. Quello che era importante prima non è detto che sia importante dopo. Allora, in questo momento, la domanda che ha a Roma non è che a Madrid non ce l'ha o non ce l'ha Londra. Tutte le città in questo momento sono tenute a ripensarsi e a ricostruirsi in un modo veramente straordinario. Forse mai è capitata una situazione di questo tipo. Da questo punto di vista, secondo me, non è detto che Roma debba per forza non superare la prova. Allora, i primi elementi di speranza è il modo con cui Roma ha vissuto il Covid. Allora, il modo con cui Roma ha vissuto il Covid è stato un modo, secondo me, abbastanza ordinato da parte dei cittadini. Le stesse istituzioni pubbliche hanno dato buona prova di sé. Cito una per tutti, che è lo Spallanzani, che comunque è un grande centro di ricerca, oltre ad essere un ottimo ospedale, che è riuscito ad influenzare anche le politiche sanitarie, e quindi ha fatto sì che Roma, che è una grande città, alla fine nel Covid se la sia cavata meglio di Milano, ma anche meglio di Londra, meglio di Madrid, infinitamente meglio di New York. E se noi andiamo a vedere nelle normali classifiche, ci battono sempre da tutte le parti per grandi performance. Di fronte a questa prova, diciamo, Roma e Romani se la sono cavata bene, ma anche nel post-Covid secondo me ci sono molti elementi di speranza. Del resto, sapete, del pre-Covid dell'economia
dire, non c'è a fasi alterne e a volte è troppo demagogico. Cito un caso per tutti: i finanziamenti per Roma. I finanziamenti per Roma negli ultimi 10 anni sono letteralmente crollati. Letteralmente crollati. Se noi andiamo a vedere i finanziamenti pubblici pro capite per provincia, Roma è la 70ª. Anche Napoli e Torino hanno avuto sicuramente risorse maggiori. Quindi c'è un abbandono, però è un abbandono autolesionista, perché questa è comunque, diciamo, la capitale, quindi non si può pensare ad un paese che si sviluppa con una città in evoluzione. Allora una responsabilizzazione da parte di tutti gli italiani nei confronti della propria città ci vuole, a cominciare dalla grande riforma della pubblica amministrazione. Oggi c'è l'opportunità, perché il sistema del digitale, va dire, il digitale dà una possibilità enorme per rimettere ordine, certezza, eccetera, soprattutto nella macchina amministrativa, evitare le duplicazioni. Abbiamo visto come in poco tempo, sempre sotto il Covid, tra smart working, lezioni di remoto e il fatto che non abbiamo chiuso dettando queste nuove tecnologie, quanto Roma le abbia usate anche in termini di resistenza, ma noi oltre alla resistenza possiamo andare anche ben oltre. Così come tante altre cose che io adesso non la voglio fare lunga. Dove mettere attenzione adesso? C'è una cosa che non possiamo rinviare, che sono i piani della Next Generation. Allora devo dire, ho visto quelli del comune, ho visto anche quelli della regione, diciamo, non ho fatto wow, ecco, mettiamola così. Diciamo, non mi pare, sono troppi settori, troppo generalizzati. Secondo me a Roma dovremmo seguire un po' il consiglio che ci ha dato Draghi. Draghi ci dice, non importa se i progetti sono vecchi o sono nuovi, non importa chi li propone, tra l'altro lì non si è mai capito chi li propone questi progetti della Next Generation, perché una Camera di Commercio li può proporre, un'associazione di categoria li può proporre, questo non si è capito, io ho letto tutti i documenti, non si sa bene da dove originano questi progetti e chi ha l'onere di presentarli, insomma, un'università può presentare un progetto. Comunque, indipendentemente da questo, noi dobbiamo stare attenti, non tanto se coprono tutti i settori, ma se quel tipo di progetto è in grado di far aumentare la produttività del territorio, vale a dire se ha un grande valore economico e sociale, non se è distributivo, se è equo, se è complessivo, eccetera. Questo è il modo con cui noi dobbiamo segnalare questi progetti. Ora, uno degli elementi, sembra che Conte abbia detto che ci saranno dei progetti per Roma, forse qualcosa si sta facendo, però sarebbe anche più carino capire se si stanno facendo, chi lo sta facendo e cosa stanno facendo. Questo sarebbe veramente una cosa interessante da poter fare un bel confronto, eccetera. Tenendo conto che i tempi sono stretti, poi magari saranno ottimi progetti, adesso non voglio dire di no, magari saranno dei grandissimi esperti che in questo momento ne sanno più di noi e hanno capito tutto, però io dico, è difficile vivere e governare una città senza che le idee circolino, senza che ci sia il consenso, senza che rispetto ad una proposta ci sia anche un minimo di dibattito di tutti i soggetti interessati. Ecco, finisco qui il mio intervento, quindi da una parte dico, prendiamo seriamente l'ordine del giorno fatto da ieri, siamogli sui polpacci a tutti i gruppi politici e dire, vabbè, bravi, io salute, vi vogliamo bene, però in 3 mesi fateci una proposta, buttate sul campo le vostre idee, e dall'altra parte i progetti, perché solo tramite progetti chiari ed efficaci arriveranno le risorse. Avere le risorse per le risorse, l'esperienza ci dimostra che insomma, abbiamo combinato molti guai anche come romani. Grazie. Benissimo Lorenzo, spero che si sia sentito lo stesso anche tramite il mio cellulare. Comunque, prima di dare la parola
al dottor Andrea Costa, presidente del Comitato 150 anni di Roma Capitale. Mi sembra di dire che comunque se si riuscisse veramente a costituire una grossa unità di interessi di questa città per farla un po' pesare di più nelle varie scelte che si devono fare, sarebbe veramente un grande vantaggio per tutti quanti. Dottor Andrea Costa. Sì, buonasera a tutti, buonasera, ci rivediamo, rieccoci. Ho sentito con grande attenzione fino ad ora tutti gli interventi, ho preso qualche appunto perché la cosa è molto interessante. E prendo subito l'auspicio di Minelli per quanto riguarda quella sinergia, quel fare sistema che è stato poi alla base di quel modello Milano, per cui la continuità amministrativa romana subita, ahimè, perché insomma, sali dal critolegismo di Formigoni, ripreso poi dallo stesso Pisapia, è stato prima a dire spostiamo la capitale a Milano qualche 3 anni fa. Cambiano i simboli, cambiano, non si capisce bene esattamente chi ha detto chi, perché c'è comunque un denominatore comune. Io tocco questo caso perché non dimentichiamoci da dove partiamo. Partiamo, il Covid ha sostanzialmente interrotto un'autonomia differenziata che fino all'anno scorso era sull'agenda politica, era solo una questione del come e del quando. Autorevoli rappresentanti sindacali di federazione, ne ricordiamo Bonomi, da presidente Asso Lombarda, prevedeva Milano addirittura una città-stato autonoma con una Freiburg sul modello aburghese, tranquillamente. Oggi Bonomi è presidente di Confindustria, devo dire che ha esordito ancora subito, spostiamo la Confindustria a Milano, adesso per ora si è data una calmata. Non vedo grandi movimenti, però tant'è. Poi c'è stato il Covid, però partiamo da questa situazione di definirsi Italia in cui lo Stato non riconosce la sua capitale. E da quello è da lì che parte anche il Comitato Roma 150 e arriva quasi a sbattere un muro, ve lo dico perché ci eravamo preposti di evitare che tutto finisse con un francobollo commemorativo e un convegno clandestino, magari al Vittoriano. Ecco, il francobollo fortunatamente c'è stato, il convegno neanche quello, perché devo dire che fino adesso abbiamo qualche aspettativa per il 3 febbraio. Appunto, qui c'è Paolo che Buzzetti, che è testimone delle attività anche del Comitato di Laboratorio Roma, con cui presenteremo queste iniziative, ma certamente non si vede una mobilitazione culturale. Perché? Perché evidentemente questa è un'Italia da rifarsi, ma io dico Italia, non Roma, perché ho sempre creduto, no, parlo a nome del Comitato naturalmente, che qui capitale depressa, nazione suicida, con una parafrasi insomma del noto Canconi, che siamo il sintomo di qualcosa che non va a livello nazionale, e un'Italia che voglia ripartire deve partire non dal sistema paese, deve partire dallo Stato, che è quello poi che viene quello strumento, se preferite, che ad oggi è utilizzato grandemente da tutte le grandi nazioni sullo scenario geopolitico internazionale, che dopo la crisi dei subprime del 2008 hanno capito che l'economia senza lacci e lacciuoli è pura fuffa, è mitografia. Questo è quel che sta insegnando il Covid, se vogliamo dirlo, che un mercato senza regole non esiste, ma un contesto competitivo come quello europeo, anche con le regole, impone comunque che uno Stato ci sia, che una nazione eserciti in un campo democratico di regole condivise i suoi legittimi interessi. Qui finora c'è un clima post-storico italiano, l'Italia si vede quasi in una sorta di dissoluzione cosmopolitica nell'entità europea che insomma è difficilmente rintracciabile come soggetto politico autonomo,
e l'Italia viene relegata un po' così, quasi un'anticaglia del passato. Noi non ci stiamo, appunto, stiamo qui per dire che invece è necessario ripartire da Roma e dal Lazio. Io non ho sentito la parola Lazio, devo dire, ci sono vari tipi di riforme amministrative, ne abbiamo sentite, devo dire che ad oggi io sento quasi esclusivamente quella di Walter Tocci, che propone uno spezzatino, anche di Linda Lanzillotta, che un po' quello per sé, Ostia comune autonomo, non so, beh, poi io, non voglio metterla in burletta, ci mancherebbe, Walter è un grande intellettuale, però ci lascia un po' perplessi, perché Roma non ha un Interland come Milano e come neanche Napoli. Lì l'Interland è stato costituito dalla storia, dai conflitti sociali, dal lavoro. Roma aveva una situazione altamente, e lo ha ancora, identitaria, anche conflittuale, fin dalle sue origini. Poi c'erano le grandi ville suburbane, dei papi, le cose che andavano fino al Viterbese, andavano oltre. Però pensare di recidere i legami storici, secolari, geografici, culturali, linguistici, la lingua che il romanesco di oggi nasce dopo il sacco di Roma, ormai gli studiosi l'hanno, influenze umbre, marchigiane, della Tuscia, si parlava una lingua qua che era simile al napoletano, basta leggersi la cronica dell'anonimo romano sulla vita di Cola di Rienzo, no? Viene anche da ridere, l'armata Brancaleone, era un volgare che non è certo quel tipo, quei legami quindi storici, culturali, lingui non possono essere interrotti da riforme calate dall'alto che dicano Roma annegata, alta parafrasi, nei confini angusti o nel cinto erniario, se preferite, del raccordo anulare. No, non funziona così anche per una capitale alle prese col titolo quinto della Costituzione, ma alle prese con qualsiasi opzione, perché se pensiamo a una capitale di rappresentanza, di alta rappresentanza, indebolita così, un po' una sorta di Bruxelles, di questa nuova Italia ancora vaga da costituire con le macro regioni, e allora Roma non va da nessuna parte, effettivamente. È lo scenario, secondo me, da Roma 2030. Se invece ripartiamo da lì a capire che Roma con il Lazio, il distretto nazionale romano, che è ministro, così anche chi va a fare il sindaco a Roma può anche aspirare a una sorta di riconoscibilità istituzionale, internazionale, quindi se non è un buon ritiro dopo una carriera politica, no? E non è neanche il trampolino di lancio strumentale per altri tipi di avventure che purtroppo la sinistra italiana ha conosciuto anche recentemente, non finite esattamente bene, ecco. E solo lì, in quel contesto, poi si sono avuti grandi investimenti culturali per la città. Io non ricordo l'ultima donazione, mi occupo di cultura, di beni culturali, bisogna tornare a Veltroni fino agli anni 90, per l'ultimo acquisto, la collezione Schwarz per quanto riguarda il museo, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Poi niente, insomma, sono spariti obelischi, Veneri di Cirene, musei chiusi, osservatori astronomici chiusi, musei geologici spariti, portati, insomma, bisogna veramente stare un attimino a riaggiornare la guida rossa del Touring Club, perché non si è fatto nulla. Io l'altra volta ho detto 2021, che fa lo Stato, che fa Franceschini, inaugura il Museo della Lingua Italiana a Firenze, si porta dietro la Dante Alighieri di Roma, un po' di Lincei, e crea delle condizioni anche culturali, geopolitiche, per comunque spostare un asse verso un po' più su rispetto alle nostre coordinate. Per quanto riguarda, ecco, io mi sono segnato delle cose, io vorrei spezzare una lancia per la politica, perché ho sentito il professor Sandulli, per esempio, rimarcare sugli assessori tecnici come garanzia presunta
di affidabilità. Insomma, io ricordo che Mario Monti, che è uno dei che a Roma certamente non ha voluto bene, era un tecnico, insomma, chi ha cassato la candidatura? Se volete, persino Beppe Grillo, chiamiamolo tecnico dello spettacolo, va, ha detto, è stato uno a dire molti no, anche lui è stato a dire molti no per la capitale, e il commissario Tronca, nomen omen, insomma, devo dire che Tartagli e altre cose. E quelli erano tecnici, è una decisione tecnica o politica quella di dire che stiamo azionando depuratori per far bere l'acqua del Tevere ai romani, depurata più o meno. Insomma, queste sono cose che implicano delle scelte e delle responsabilità, e non di certo la delega disinformata oppure il tecnico, il manager che va lì e pensa di sopperire. Io quindi da questo punto di vista rivendico per la mia città un ruolo politico, non apolitico, non tecnico e men che meno antipolitico. Ho sentito anche cose interessanti anche da Lorenzo Tagliavanti sulla riforma digitale, per esempio. Però anche qui ricordiamoci 20 anni fa, molte scelte politiche anche di rappresentanti romani trasversalmente, una volta era il centrodestra, poi il centrosinistra, hanno ragionato quando 20 anni fa, insomma, con le dismissioni immobiliari del patrimonio pubblico, le case degli enti, insomma, quale sarebbe stata la ricaduta sulla popolazione di Roma, dei cittadini di Roma, anche delle famose delocalizzazioni, i ministeri. Il pubblico sempre in rapida ritirata, no? Veniamo dagli anni liberisti, ordoliberisti, insomma, più sfrenati, però a pagarla è stata la capitale del paese, posso dire. Ora non vorrei che digitalizzare, anche qui me ne sto a casa mia, possiamo allora chiudere un ministero o magari esternalizzare risorse. Abbia ricadute, lo dico a voi, amici eletti dal popolo, politici e intellettuali, a un altro tipo di ricaduta ancora sulla cittadinanza romana. Quindi pensiamo sempre un po' anche alle ricadute sul nostro territorio. Quindi sulla mia, un po' digitale, andiamoci magari un po' piano. Io mi avvio a concludere con una citazione di un grande politico che ha posto anche un grande sindaco, le basi per Ernesto Nathan, che a proposito, noi del Comitato siamo riusciti a far ottenere un francobollo commemorativo per i 100 anni di Nathan, saranno 100 anni, ci ha risposto la Commissione Filatelica Nazionale, Patuanelli. Ministro, quindi questo piccolo vanto ce lo vogliamo prendere. Quindi, ed era il conte Luigi Bianciani che diceva: non possiamo continuare ad essere una magnifica capitale da sacrestia né una ricca locanda per forestieri. Questo lo diceva nel 1872, durò 18 mesi Luigi Bianciani, era garibaldino, anticlericale, dava un sacco di problemi al Generone, al Generetto. E soprattutto Oltretevere, però pose le basi per dormitori pubblici e bagni pubblici, tutto quello che nella Roma del 70 era veramente impensabile. E qui, se ragioniamo un po', capitale da sagrestia, stiamo parlando di nuovo del Giubileo 2025 come se fosse l'unica occasione, prossima occasione, in un contesto, lo ridico, Vaticano di oggi molto decentralizzante, molto internazionale, dove persino quello speciale è stato decentrato nelle diocesi nazionali, dove poi tutta la filiera oramai, sempre più di 20 anni fa, insomma, è filiera ricettivo, alberghiero, turistico, è perfettamente padroneggiata dalla Chiesa. Insomma, in questo contesto vediamo di andare anche un po' oltre, di riproporre candidature ad eventi importanti, esposizioni universali, olimpiadi. Io ricordo persino un ultimo Veltroni,
provare a candidare Roma alle Maccabeghi, non so se ve lo ricordate, insomma un po' di anni fa, quindi altri tipi di eventi si possono anche trovare, insomma, esistono, quindi stiamo anche noi sul pezzo, anche se no appunto avremo magari Milano candidata anche lei al Giubileo del 2025, ma magari non glielo dica dopo Cortina, non so, qualcos'altro. È una città, si è presa 5 miliardi di finanziamenti pubblici per l'Expo e poi dopo il treno dei 5 miliardi arriveranno quelli per Cortina e poi vediamo grattacieli scintillanti, spiazze rifatte, ma direi dateceli a noi poi magari, perché senza i lalleri non si lallera, come dicono certo. proprio a nord, e certo. questa è un po' la questione, scusatemi. Il Giubileo aveva tanti soldi e con il Giubileo si è ripulita la città, Roma finì sulla prima pagina di Le Monde, rivista La Plus Belle du Monde, ancora mi ricordo, il modello Roma era elogiato a tutti i livelli, e quando le cose vanno bene, vanno bene. I soldi bisogna pure essere capaci di chiederli, avendo le carte in regola per chiederli. Comunque, Andrea Costa ha finito. In questo senso voglio elogiare l'operazione di Rutelli per la scuola di pubblica amministrazione, quella comunale, in attesa di una cosa, insomma quella dello Stato, in attesa sempre che lo Stato si ricordi okay. di essere tale, però devo dire che territorialmente cominciamo bene. Vado a concludere, cose che mancano a Roma, noi come progetto, come Roma 150, lo sa anche Paolo, oltre le mura aureliane, quel bellissimo progetto di riqualificazione, vorremmo puntare anche su un esempio di quelli che sono lì, insomma Borghetto Flaminio, l'ultimo borghetto petroselliano rimasto a Roma a 300 metri dal Felici Faustopo ingresso di Porta del Popolo, lì servito nuova piazza dell'Urbita, da mezzi pubblici, dal tram, della metro, sono cose che stanno lì, riqualificando tutta la parte di Villa Strolfern, i costoni lì che diroccati, quindi questa, voglio dire, è poco prezzo, poca spesa, grande risultato, fatemi vendere un po' il prodotto, è lì. Bene. Poi quello che manca a Roma, lo sappiamo, io l'altra volta ho sentito le iniziative del ministro Franceschini su Cinecittà. Ecco, io non vorrei che. Andrea Costa, tieni ad occhio anche te l'orologio, per cortesia. Sì, assolutamente. Guarda, vado veramente a chiudere. Per Cinecittà non vorremmo ritrovarci un po' il vecchio progetto Abete di qualche anno fa. Ben altro sarebbe allargare gli studios che sono già. Rispondo a Franceschini, sono già i più grandi del mondo dopo Hollywood da 70 anni. Ben altra cosa sarebbe allargare alla produzione musicale e discografica, perché Roma non ha più quasi più sale di incisione. Morto Morricone, ahimè, Bacalov e Ravaglioli, il famoso studio di Piazza Guido è quasi l'unico rimasto e non esiste il cinema senza video, audio e scrittura. Sono i tre pilastri con cui. Ecco, allora, un'idea, un IRCAM romano, lì una factory come era quella di Vincenzo Megocci ai tempi della RCA italiana, negli anni 70, facciamocelo raccontare da Renato Zero e da Antonello Venditti, per chi volesse capire come funzionava, per dire, potrebbe essere un'ipotesi, ma ostelli della gioventù, mancano quelli, perché anche sul recettivo non è che solo bed and breakfast, abbiamo un auditorium, vedo qui l'assessore Luca Bergamo, dentro la nuvola di Corpusca c'è una sala da sconcerto, nel senso che manca il palco, non l'hanno costruito, da 1600 posti, che sarebbe perfettamente, secondo noi, una nuova sala da concerti, magari per un'orchestra nazionale della RAI che si decidesse a stare nella capitale dello Stato italiano. Siamo l'unica capitale, non abbiamo un'orchestra sinfonica,
per un'offerta popolare più a basso costo rispetto a quella d'élite dell'Opera di Roma e del Parco della Musica. Insomma, di idee ce ne sarebbero e stanno lì, ripeto, stanno lì. Quindi l'Eur grazie, portiere lì, sì, sì, diciamo esatto, sì, non sì. esageriamo, non debordiamo, sì. Quindi mi fermo sì, qui, sì. Però i temi ha capito la passione, Minelli, insomma, la passione. Interessantissimo, quindi, tra l'altro hai aperto tantissimi altri elementi di discussione. Anzi, e tanti ce ne sarebbero. Adesso proprio sentiamo forse una persona che in fondo ha avuto una fortuna, no? Se l'è meritata, è stata al comune assessore, è stato nel Parlamento e poi è stato al governo, quindi hai avuto tre sedi e quindi avere un osservatorio sulle cose che stiamo dicendo in tutti i momenti importanti di questo paese. Linda. Sicuramente sì, è stato un modo per conoscere la realtà italiana da vari punti di vista, anche se l'esperienza del Comune di Roma, come intanto dico a Minelli, è rimasta quella più bella, affascinante, appassionante, anche per il clima che c'era, perché poi quel clima che costruttivo, di appassionata per la città, di mancanza di condizionamenti non politici, ma partitici, che è una cosa molto diversa, perché io non penso che il grande governo di una capitale possa essere affidato a dei tecnici asettici, appunto, ma alla categoria che dovremmo riconquistare, perché un tempo c'era dei politici competenti, perché non è che per definizione i politici devono essere incompetenti, ormai ci siamo abituati a questa scissione tra politica e competenza. Io penso che noi dobbiamo riunificare e cercare questo nella soluzione della classe dirigente. E questo ancora di più in questo momento, perché io credo che il recovery plan, così come ce lo propone l'Europa, chiede due cose che sono essenziali per Roma, oltre che per tutti i paesi europei, in un momento molto particolare, perché l'Europa ci chiede di lavorare per la next generation e quindi avere una visione, ma di farlo con rapidità ed efficienza. Quindi pone, a mio avviso, due questioni che possono stare, anzi devono stare insieme, e spetterebbe a chi elabora le proposte proprio creare questa sintesi, e cioè proposte che partano da una visione di come il Covid e le tecnologie stanno cambiando i modelli sociali e produttivi, e dall'altra dimostrare e rendere credibile la capacità realizzativa, perché per l'Europa in Italia c'è un problema, che era quello che mi ha citato, cioè il problema dello Stato in tutte le sue articolazioni, che al di là, diciamo, della capacità dei cittadini che è stato dimostrato durante il Covid, poi è riemersa appena eravamo, diciamo, sembrati i migliori, poi proprio la fragilità, la frammentarietà, la confusione istituzionale ha fatto riemergere nella seconda ondata del Covid la nostra fragilità. E quindi è questo uno dei punti. Per questo io credo che sulle proposte per Roma la questione istituzionale sia parte integrante del recovery plan, cioè non c'è facciamo questo e poi c'è anche il problema di rendere efficiente l'amministrazione. Io ti do i soldi per fare dei progetti che credibilmente possano essere realizzati in 5 o 6 anni, se tu mi dimostri che hai non solo la capacità, diciamo, creativa e la congruità economica del progetto rispetto a una visione del futuro della capitale, ma anche se c'è gli strumenti che sono quelli operativi. Allora io penso che per quanto riguarda la visione bisogna tener conto di un fatto, cioè che, come alcuni dicevano, ma io lo vedo ancora più specifico, la pandemia ha cambiato, io credo, se non per sempre, per molto tempo, il modo di vivere la città.
lo ha cambiato perché ha disgregato i centri direzionali pubblici e privati nel modo di operare, e cioè l'operatività da remoto. Noi lo vediamo già girando per la città, no? Tutta la ristorazione che viveva nel centro e nei quartieri direzionali sul buon pasto è letteralmente scomparsa, e sono migliaia di esercizi, ma accanto a questo c'è tutta un'economia che gira intorno ai consumi di chi è dentro i centri direzionali, che sta mutando la fisionomia di quei quartieri, la fisionomia e l'economia. Poi c'è il turismo. Io penso che la mobilità globale diminuirà per molti decenni, perché, come ci dicono i tecnici, i virologi, gli epidemiologi, le pandemie saranno fenomeni ricorrenti a causa della globalizzazione, a causa della mutazione degli equilibri del clima, e quindi le persone avranno meno propensione alla mobilità, e di contro i paesi che sono stati sempre meta turistica avranno meno disponibilità all'accoglienza, perché noi forse a rivedere umane di cinesi o di asiatici o di persone che vengono da paesi di cui non abbiamo avuto garanzie sullo stato sanitario, saremo meno disponibili ad accoglierli, e così anche di conseguenza la fruizione della cultura, dei monumenti, dei beni culturali, perché se cala il turismo cala anche la fruizione tradizionale della cultura. Quindi io credo che noi possiamo, in base al teorema Draghi, riproporre vecchi progetti se questi sono ancora coerenti con la nostra esigenza di produttività. Per esempio, alcuni progetti che noi ci portiamo avanti da decenni sulla mobilità, dopodiché bisogna vedere se avendoli lasciati per strada da decenni siamo capaci di sbloccarli. Ma dobbiamo anche un po' guardare a come saremo, cioè costruire infrastrutture e sistemi organizzativi della città che servano alle nuove generazioni. Io credo che noi avremo molto più dimensioni locali della città, cioè molte funzioni si decentreranno in modo da poter essere raggiunti, non dico a piedi o con piccoli autobus, proprio perché riservando la mobilità di massa ai grandi assi della città, che però saranno meno necessari, perché questi grandi spostamenti dovuti alla concentrazione dei centri direzionali saranno, io credo, meno frequenti. L'altro punto è quello come farla, ma il primo e propedeutico fatto deve essere la condivisione politica, perché se sui singoli progetti si apre il conflitto politico, è chiaro che questo non si realizza, quel progetto non si realizzerà mai, e quindi non è un fair play politico istituzionale la condivisione, ma è una esigenza di operatività e di efficacia rispetto agli obiettivi che ci poniamo. Per questo io penso che vadano condivise le scelte, e questo per Roma dovrebbe essere un presupposto, per esempio, per la campagna elettorale. Per dire, su alcune cose ci divideremo anche e vediamo quali sono, confrontiamoci sul piano dell'organizzazione sociale, degli interventi in alcuni settori che hanno una priorità o non hanno una priorità, ma su altri temi noi siamo d'accordo a farli così. Naturalmente ci candidiamo anche perché crediamo che riusciremo a farli meglio, anche in relazione un po' all'expertise di ciascun soggetto politico, perché non c'è dubbio che negli ultimi 20 anni alcuni soggetti politici sono stati più efficienti ed operativi ed altri più inefficienti e distruttivi, perché non dobbiamo dimenticare che Roma ha vissuto una fase negli ultimi 15 anni di veramente distruzione del suo sistema amministrativo e economico,
dovuto anche alla mala gestione, perché anche questo bisogna ricordarlo, cioè fare un patto per il buon governo, per esempio, no? Che non è una variabile indipendente. Su questo presupposto si può innestare la questione istituzionale, rivedendo quello che in fondo è stato l'equilibrio politico raggiunto con il titolo quinto del 2001, perché lì c'è stato chiaramente uno scambio, che poi alla luce dei fatti si è dimostrato utile, tra il federalismo chiesto dal nord e l'affermazione della centralità di Roma Capitale, che ha ottenuto il suo riconoscimento costituzionale. Solo che mentre il federalismo ha avuto una piena, anzi super piena realizzazione, i poteri di Roma Capitale no, ma per l'insipienza, se posso dire, della classe dirigente di Roma e di Lazio, perché io ho assistito come membro della commissione per il federalismo alla scrittura del decreto per Roma Capitale e ho potuto vedere come nell'ambito delle stesse forze politiche, perché in quella fase erano le stesse forze politiche a governare sia il comune che la capitale, nessuno dei due soggetti istituzionali ha accettato di, diciamo, non perdere, ma sicuramente modificare l'ambito delle proprie competenze. Per cui, al di là della etichetta e della carta intestata o della scritta sugli autobus di Roma Capitale, il concetto di capitale non ha avuto riscontro né sul piano dei poteri, cioè sulla possibilità di autonomamente regolare e assumere decisioni, né sul piano delle risorse, perché non c'è stato, anzi c'è stato un graduale impoverimento destinato alla riforma di una capitale. Quindi questo dovrebbe essere un tema di accordo pre-campagna elettorale. Anzi, io penso che se quell'ordine del giorno da cui si riferiva Lorenzo dagli avanti deve essere creduto, cosa su cui ho fatto dubbio, perché come sai Lorenzo un ordine del giorno non si nega a nessuno, soprattutto quando devi approvare la finanziaria la domenica 27 dicembre, ma allora avete fatto l'ordine del giorno, bene, scriviamo subito un progetto sottoscritto da tutte le forze politiche firmatarie di quell'ordine del giorno. E magari cerchiamo di portarli in approvazione prima delle prossime elezioni a disposizione di chi vincerà, in modo che non sarà uno strumento uno contro l'altro, ma sarà a urne chiuse uno strumento a disposizione di chiunque. Questo credo che sarebbe un'iniziativa possibile che Visione Roma e le altre associazioni, che io ringrazio per questa iniziativa e anche per averci invitato, perché è molto, molto interessante, potrebbero assumere, chiedendo, no? E contestando casomai in campagna elettorale il fatto che poi all'impegno dell'ordine del giorno non sia seguito un concreto agire che pure sarebbe possibile da qui al mese di maggio. Ma all'interno di questo impegno di percorso c'è la questione dei contenuti. Allora, io in questo dissento dal professor Costa e credo che il Lazio, cioè il punto è dire che ci sono connessioni con tutte le aree, i territori che costituivano lo Stato Pontificio, ma se non facciamo di un'unica entità amministrativa quello che era lo Stato Pontificio, dalle Marche all'Umbria, eccetera, eccetera, allora bisogna riconoscere che il Lazio, così com'è nella Costituzione, non è stato né più né meno che un perimetro delineato sul piano statistico, perché così sono state disegnate le regioni italiane e che il governo dell'area romana, per quelle che oggi sono le esigenze di una grande capitale, richiede una sua autonomia che crea all'interno del Lazio questo grande territorio, facendo rimanere intorno una ciambella che non avrebbe senso, perché se invece ci lasciamo sopra la Regione Lazio, qualsiasi riforma istituzionale su Roma Capitale non porterà il suo effetto, quello cioè che l'entità Roma Capitale
si deve occupare delle grandi scelte infrastrutturali e di pianificazione territoriale, mentre al di sotto i comuni della, o come li vogliamo chiamare, no? Dalla Roma centrale alle varie articolazioni del territorio, devono gestire i servizi, gestire i servizi sociali e le infrastrutture locali. Io penso che poi ci voglia una scala più ridotta di quella attuale, proprio in visione del retaggio che ci lascerà il Covid. Però se non c'è la forza politica di fare questa scelta, io credo che noi illuderemo i cittadini dicendo che con i nuovi poteri la realtà cambia, così come ne abbiamo delusi con l'attuazione del titolo comunque. Dopodiché io credo, là, questo non riguarda solo Roma, ma fatta una forte revisione del titolo comunque per un recupero di poteri regolatori almeno e poteri sostitutivi da parte dello Stato, non poteri amministrativi, ma io credo che con il titolo quinto pre-2001 stavamo più che bene, così come lo aveva definito anche la Corte Costituzionale, quello del 2001 io penso che sia stato un eccesso dovuto a una serie di fattori politici che adesso non è il caso di riprodurre perché sarebbe troppo lungo, ma la questione che poneva Paolo Buzzetti dello squilibrio fiscale è una questione, diciamo, che io avevo posto 25 anni fa, quando noi avevamo una serie di tasse e tariffe e imposte che gravavano sui romani per pagare i servizi che erano al servizio di una comunità molto più larga, a cominciare da quella che era l'ICI, adesso è l'IMU, perché i valori immobiliari di Roma sono diversi dai valori immobiliari di comuni in cui i cittadini poi pagano meno ICI, meno IMU, ma usano i servizi che quella imposta finanzia. E poi io credo cioè, ci sono altri scelte fondamentali che vanno fatte per rilanciare il ruolo di Roma nel mondo, cosa di cui io sono fermamente convinta, che è il suo funzionamento ordinario, perché la delegittimazione dell'immagine di Roma è partita innanzitutto non solo dai telefilm sulla mafia capitolina e sui serial, peraltro molto belli, su Burra, ma sulle immagini del degrado dei servizi urbani, dagli alberi che scoppiano, all'immondizia che si accumula, ai topi nei giardini delle scuole dei bambini, allo sfalcio dell'erba che rende delle foreste invalicabili qualsiasi viola, ai pini e ai platani che crollano in testa alle persone e alle macchine. Questo deve essere un must, una precondizione per poi guardare al futuro, perché altrimenti non sarà credibile la rinascita, una seconda rinascita romana, un secondo rinascimento romano come quello che appunto ci fu alla fine degli anni 90. E quindi c'è molto da lavorare, ma c'è molto da lavorare sulla ricerca di un terreno comune. Perché io credo che una città che ha i problemi di Roma oggi, in verità dell'Italia, non possa rimettersi in moto se vive una continua, forte, violenta conflittualità politica. Purtroppo io non vedo le premesse, ci vorrebbe una forte leadership che parte da questo presupposto, però, mentre anche quelle che si propongono di leadership apparentemente forti sono molto conflittuali, noi non abbiamo bisogno di incontri quotidiani o di denigrazioni, ma di chiamata a raccolta, anche perché io ricordo che quando cominciò la mia esperienza, la cosa che supportò questo progetto di rinascita dopo tanti popoli, dopo una crisi finanziaria molto, e fiscale molto forte, fu proprio questa coesione civica
di forze produttive e in parte anche politiche, perché tranne un po' di cose folcloristiche, poi alla fine c'era un coinvolgimento comune per la rinascita della città. Ecco, noi dobbiamo ritrovare questo spirito e poi elaborare queste idee, questa doppia visione, il futuro e i progetti che declinano questo futuro. Grazie Linda. Allora, adesso dunque, vabbè, Roberto Morassuta, l'onorevole Morassuta mi ha chiamato dicendo che sta in una commissione e se riesce a tirarsi fuori, ma io non so adesso se riuscirà a farlo. Adesso dovrebbe parlare, infatti chiederò una cosa a Luca Nero, che direi anche importantissimo rispetto alla discussione che abbiamo fatto, anche le ultime cose dette. Se vuole parlare subito oppure vuole un attimo, se ha tempo, per far fare magari un rapido giro delle persone rispetto alle cose che sono venute fuori, e quindi poi lui parla un pochettino dopo, anche per vedere se entra pure Roberto o qualche un altro. Come preferisci, Luca? Tutto sommato farei come gli altri, farei... Bene. Eventualmente dopo, se hai necessità, farei una... Vai. Allora, come è previsto, il vice sindaco ringrazio di essere qui tra di noi. Ringrazio dell'invito, di un'occasione che non è tanto frequente, purtroppo. Penso che in questi 4 anni di amministrazione, in qualche modo sembrano 12, 15, non lo so, lunghissimi, la possibilità di avere un confronto parlando, diciamo, riuscendo da quelle dinamiche di cui parlava adesso Anzillotta, che sono di questione reciproca o di comunicazione, perché mi ha consumato praticamente un tempo in generale. Sono una delle ragioni per cui è veramente arduo. No, ce l'avevo uno. Ciao. Procedere, camminare in avanti. Anche perché è un meccanismo che produce, su cui si gioca gran parte della comunicazione pubblica, peraltro, no? Si schiaccia tutto quanto dentro uno spazio temporale che è brevissimo, non esistono obiettivamente sedi, io almeno non ho avuto modo di frequentarle, eppure in cui si riesca a fare una riflessione, in cui ci sono ovviamente diversità di punti di vista, ci possono anche essere, diciamo, posizioni pesantemente diverse, però partendo dal fatto che uno sta a ascoltare quello che dice l'altro e ci ragiona. Quindi sono grato dell'invito e dell'occasione. In realtà gli argomenti, diciamo, dalla posizione in cui parlo, è un po' complicato, perché gli argomenti che diciamo, sono stati trattati sono tanti e anche molto, molto espansi, per cui mi serve il diritto di parlare come se non fossi vice sindaco di una città in Parlamento, cioè, no, nel senso di cercare di contribuire a una discussione, se vogliamo, come fa Linda, no? Sporto di un'esperienza, ma non avendo in questo momento, no, la responsabilità della funzione. Questo anche, diciamo, provare a concorrere alla discussione. Allora, la prima, io penso che, diciamo, provo a toccare alcuni punti, lo faccio in modo separato, senza pretendere di un'organicità che però è necessaria. Il primo punto sono, diciamo, i 1.200 km quadrati della città, con 2.800.000 persone sopra, che fanno 2.100 persone per chilometro quadrato, e un'area metropolitana che è di 5.000 km quadrati con 4.500, che vuol dire sono 800 persone, anzi un po' meno per chilometro quadrato. E lo squilibrio gigantesco che si crea tra, diciamo, imposta, raccolta e, no, costo dei servizi al netto delle loro inefficienze, no? e della cattiva gestione che ha prodotto le inefficienze, ma costo dei servizi. Reale, cioè, quantità di chilometri di strade o di rete elettrica, di rete idrica, e capito voi a scegliere, no? Come sono distribuiti. In più, questa, diciamo, questa densità è una densità che nasce da uno sviluppo urbano non pianificato, per cui
però chi ha amministrato, e qui ce ne sono parecchi, diciamo, che hanno amministrato la città, questo problema lo conoscono bene, per cui esistono, diciamo, nuclei abitativi che si, diciamo, informali, che poi si sono trasformati, sono stati riconosciuti, nei confronti di cui sono stati costruiti servizi, fognature in alcune parti, altre non ci sono ancora, piuttosto che sono completamente disconnessi dagli altri, quindi non è solo una, diciamo, bassa densità, ma è anche quello che fuori viene chiamato urban sprawl, cioè all'interno della stessa area urbana, i nuclei, soprattutto i nuclei residenziali, sono abitativi, sono sparpagliati. Ora, per molti anni, diciamo, è un po' lo spirito anche del piano regolatore risponde a questa idea, cioè che fosse necessario densificare la città per risolvere questo problema. Ora, le previsioni demografiche da cui partì Mimmo Cecchini, che poi sono diventate quelle assunte al piano regolatore, si sono dimostrate non fondate. In più, pare abbastanza evidente che milioni di metri cubi che nacquero dalla variante salvaguardia, che poi sono stati, diciamo, acquisiti al piano regolatore, si sono trasformati in una misura residua, mi sembra di capire, che viaggia tra i 7 e i più milioni di metri cubi di diritti edificatori, a fronte del fatto che non c'è nessuna reale necessità di costruire altro, se non abbattendo cose che esistono, che significa una cifra che, diciamo, si aggira intorno ai 10 miliardi di euro al patrimonio di imprese e banche di queste cose. Ma, ha ragione Bozzetti, è indispensabile che in alcune materie, lo diceva anche Lanzillotta da ultimo, in alcune materie, tipo l'urbanistica è una di queste, ma io ritengo massicciamente anche la cultura, la gestione del patrimonio, il rapporto sia tra lo Stato e la città capitale, non ci siano soggetti intermedi. Cioè, non se ne viene fuori senza questa condizione. Anche perché, banalmente, cercare di capire come si risolve questo valore patrimoniale, dandogli un senso rispetto allo sviluppo della città, è un tema che non può essere oggetto di negoziazioni di interessi, frammentazioni e via, no, e via discorrendo. Non esiste. Quindi, fondamentale è, diciamo, il riconoscimento alla città di poteri specifici in un rapporto diretto col governo centrale. E questo lo dico in ambito anche molto diverso. Io, diciamo, all'inizio del mandato ho cercato di convincere il ministro Franceschini, all'epoca, diciamo, un governo di coalizione diversa, a estendere l'accordo di valorizzazione che era stato fatto sul parco archeologico a tutta la città, cioè immaginare che esistesse un organo congiunto tra il Ministero dei Beni Culturali e la città, unitario, organico per il governo del patrimonio della città, perché banalmente, no, l'assenza di questo organismo ha un effetto sui processi, diciamo, di pianificazione e decisione, dagli effetti della carta qualità in là, ok? Pazzesco, e la frammentazione, no, in, diciamo, in un numero di soggetti che hanno titolato di esprimersi ha degli effetti visibili, talvolta positivi, in gran parte del caso comunque devastanti nel processo decisionale, perché si sovrappongono senza calcolare, appunto, poi gli organi di scala sulla cittadina, regionale e quant'altro. Ora, d'accordo che, diciamo, l'ordine del giorno è un fatto sicuramente positivo, vorrei accogliere pienamente la proposta di Lanzillotta e dire: benissimo, questo ordine del giorno l'avete votato, adesso, diciamo, tutti i soggetti che si vogliono impegnare nella campagna elettorale per le elezioni amministrative lo fanno proprio sono all'interno di discussione che avviene prima dell'elezione, con l'ambizione di riuscire a identificare alcuni elementi fondamentali di cui questo tema principale, cioè il rapporto tra la società e le autorità governative direttamente, è al centro di tutto quanto. In più, io ho delle opinioni condivisibili con Lanzillotta sul titolo 5, sulla sua distorsione, su una funzione delle regioni che non ha nulla a che fare con la storia del paese, e le conseguenze sono, diciamo, visibilissime, no, in questa fase, ma lo metterei da parte per il momento. Per me questo è un passaggio fondamentale.
Però c'è un altro, che qui io non penso che Roma si potrebbe vedere in un modo diverso, perché probabilmente non ci saranno milioni di turisti a venire negli anni prossimi. Io penso che Roma si deve vedere in un modo diverso. E Roma si deve vedere in un modo diverso perché Roma ospita il 50% di ricerca scientifica nazionale, incluso l'ENEA, non sta dentro Roma, ma c'è tutto il vertice, la parte alta del processo di ricerca scientifica pubblica, ospita una comunità accademica che è fatta di 240.000 studenti, no? Sono un numero, non riesco, non si riesce a avere un numero certo di quanti siano, no? Diciamo, le varie istituzioni di alta formazione nella città, uscita dai 38, 40, quindi scorrendo, con una popolazione accademica, diciamo, corposa, che peraltro ha cominciato anche a dinamizzarsi nel corso degli ultimi anni, non è più così strettamente, no, ingessata come era nel passato. È un luogo in cui, a dispetto, diciamo, di tante cose, la vita culturale è piuttosto vivace, e questo lo riconoscono anche non solo, diciamo, quelli che abitano in altre città, ma, diciamo, tutti i rappresentanti delle accademie culturali che stanno qua, che dicono che in questo momento questa città è quella culturalmente più vivace del paese. C'è una grandissima concentrazione della produzione di audiovisivo, si sono persi dei pezzi importanti. Ora, il Covid ci impone di pensare in un modo diverso. Forse potevamo pensarci anche prima, ma quello, cioè, la ragione per cui questa città è la capitale del paese, che sono le stesse che diceva Cavour nel 61, è perché è capace, ha gli strumenti per essere un luogo che, diciamo, ha una dimensione internazionale propria, storica, ma produce cultura e conoscenza. Il cuore, il motore dello sviluppo, diciamo, socio-economico della città è questo, e su questo, diciamo, deve girare intorno la riprogettazione della funzione della città. Il che significa, per esempio, un rapporto totalmente diverso tra l'amministrazione cittadina e le istituzioni universitarie, perché il rapporto tra l'amministrazione cittadina e le istituzioni universitarie, nella gran parte dei casi, si risolve nel fatto che ci sono dei problemi di urbanistica, di gestione, e via discorrendo, ma non c'è nessuna permeabilità, no, nel rapporto tra le due istituzioni, per non parlare del rapporto con la comunità scientifica. La comunità scientifica, che è gigantesca in queste città, continua a essere come un gruppo di una cassa di mani staccata dalla città, che non interviene se non, no, a richiesta. Non è possibile. Quindi c'è un problema che riguarda la politica della città, c'è un problema massiccio che riguarda il mondo della, diciamo, dell'alta formazione e della produzione di conoscenze. Capire come questi si intrecciano e diventano parte di un organismo complesso che la città utilizza. Da questo punto di vista, secondo me, l'altro elemento connotante, diciamo, di Roma a 30 anni, e quindi è un elemento all'interno di cui poi forse anche un aspetto dei famosi millenni di Gubbio può essere affrontato, non è solo, è di immaginare che se la tesi della densificazione, come è stata concepita allora, non ha, diciamo, ragione di essere oggi, e tutte le implicazioni che derivano dallo sviluppo della tecnologia, dalla dematerializzazione dei processi produttivi, anche dei luoghi di produzione, e su questo farò un brevissimo inciso a seguire, significa cercare di acquisire su Roma, per Roma, una nozione che, di cui Hidalgo si è fatta, diciamo, c'è fatta la campagna elettorale sopra, ma Barcellona ci sta lavorando da 20 anni, e altre città, è capire come invece le funzioni fondamentali che sono legate alla vita delle persone si svolgano in una distanza misurabile tra i 15 e 20 minuti a piedi o in bicicletta da luogo in cui le persone abitano. Il che significa totalmente pensare alla città in un modo totalmente diverso, perché il rapporto tra periferia e centro non ha veramente nessun senso in questa idea. E aggiungo, siccome noi avremo a breve, diciamo, in un arco di anni 10, 15, forse meno, altrettanti scheletri, diciamo, più, maggiori scheletri che derivano dalla dematerializzazione dei processi, diciamo, del terziario, perché, no, quelle strutture industriali che continuano diciamo, a gravare sulla città, saranno poi accompagnate, no, da una gran parte di, diciamo, di strutture, di spazi fisici che sono stati concepiti per
le grandi aggregazioni, la produzione terziaria o collettivo, come è stata fatta. L'intervento di Berger, cioè, interessante, senti. Un problema assai grosso, riuscire a capire come si accompagna questo processo di trasformazione, evitando di fare quello che si è stati costretti a fare nel passato, ed è immaginare che la ritrasformazione del, diciamo, dell'industriale, cioè del secondario, in qualche cosa diventasse oggetto di speculazione immobiliare, peraltro in gran parte non realizzata. Ora, io sono, penso che ci siano, diciamo, che, e questa discussione, mi fermerò forse su questo punto qui, questa discussione è una discussione che non può riguardare solo i romani e paradossalmente non può neanche riguardare solo gli italiani, perché Roma è la capitale del nostro paese, ma è anche un posto che ha un valore simbolico nel mondo. È un valore simbolico nel mondo di cui noi normalmente non ci rendiamo conto, è una cosa abbastanza curiosa, è come gli europei non si rendono conto di quanto significa l'Europa fuori all'Europa. Da dentro non la vedono, poi escono fuori. Allora, il nome Roma, al netto, diciamo, è vero, della perdita di reputazione internazionale per il mancato funzionamento, cioè, per il cattivo funzionamento dei servizi fondamentali, il quale però ha delle ragioni, non è che cambia solo perché è così, sono ragioni ben stratificate, no? Che si chiamano, no? Anche debito, assunzioni che non devono essere fatte, ipotesi, no? Di riorganizzazione strampalate piuttosto che, no? Che altro. Però, al netto di questo, l'oggetto Roma evoca un'attenzione e delle relazioni di cui la nostra città non fa nessun uso. Non è solo attrazione di capitali, è proprio l'intelligenza mondiale. Allora, io mi rendo perfettamente conto che questo non potrà essere una campagna elettorale in nessun modo, ma l'esercizio che, diciamo, meritoriamente si cerca di fare qui, sarebbe interessante farlo. Noi abbiamo fatto alcuni esperimenti anche con chi questa città la guarda, no, da fuori, standoci dentro, standoci fuori, in ragione di quello che questa città rappresenta per la storia. Perché questa città, curiosamente, continua a rappresentare il resto del mondo, non solo in ragione del fatto che ci sta ovviamente il Papa del Vaticano, ma il simbolo che è, ha un significato. Io lo posso testimoniare in modo indiscutibile sulla base dell'esperienza che ho nell'Organizzazione Mondiale dei Comuni. Con tutte le debolezze del caso, si arriva a un certo punto a sostenere una posizione, e questa posizione, in ragione del fatto che è fatta da Roma e costruita in un certo modo, diventa una posizione dell'Organizzazione Mondiale. Succede anche questo, poi non si racconta, non si vede, ma c'è. E non è succede perché fatta quello che gli ha capito, no? Perché dietro, no? Se la faceva Milano o Pavia, non succedeva. Succede perché c'è poco. Ora, io, diciamo, davvero ci sono tantissime cose che sono state dette, interessanti, alcune non condivido, altre un po' meno, però... Vorrei aggiungere un ultimo elemento prima di fermare, anche perché penso di aver parlato abbastanza. Un terzo fattore che richiede, diciamo, un ragionamento serio e un intervento è l'effetto combinato di due circostanze. Una è la separazione netta tra la funzione politica e la funzione amministrativa all'interno, e quindi l'attribuzione di responsabilità. Sì. E quindi anche, diciamo, le responsabilità personali di carattere civile, penale, contabile, fiscale, che cascano in gran parte sul corpo amministrativo. E l'altra, il fatto che in un paese che ha sovranormato, in particolare il diritto amministrativo, costruendo gabbie e controgabbie, nell'ipotesi che sia il procedimento ad evitare la malagestio, e non il prodotto, il controllo del prodotto, ma il procedimento, essendo che è procedimentalizzato tutto da qualunque parte, no, e tutto ricade alla fine sui stessi fenomeni in realtà, e produce una situazione che io conoscevo da ragazzo, perché ho studiato quando stavo in Emilia Romagna con CNR, e cioè che esistono norme in contraddizione che intervengono sui stessi oggetti e fenomeni in realtà. Allora, questo fatto,
insieme all'attribuzione, diciamo, praticamente esclusiva all'amministrazione, all'amministrazione dello Stato, della responsabilità e alla rottura di un patto di non belligeranza. Sì, e io ho mandato gli indirizzi che c'è stato tra il potere giudiziario, il potere politico e gli interessi, produce come prodotto peraltro Tangentopoli a Milano all'epoca uno stasi. Allora perché mi ha detto Mussetti che dicevi che hanno detto perché chi deve firmare un atto oggi ha il problema, chiunque sia, escluso con i dirigenti, non i politici, no? Ha il problema di accertarsi che le origini di quell'atto, che probabilmente ricadono in decisioni che sono state prese 10-15 anni fa, per una ragione o per l'altra, nel corso dell'atto non siano state iniziate, perché altrimenti la responsabilità civile penale reale è scoperta fino a quell'atto. E il contenzioso che si genera a cascata nei confronti di ogni atto amministrativo, basta guardare una qualunque data, che ha un effetto devastante, diciamo, sui tempi, no, che vengono, no, con cui si arriva alla formazione di decisioni. Certo che adesso non ha sentito è il prodotto di questa circostanza. Dunque, io sono Sabrina Pantauzzi. Un appello fatto dal profondo del cuore, cioè, questo riguarda in modo particolare Roma, non riguarda solo. Farà arrabbiare pure cosa. Perché insieme ai due argomenti precedenti, ce ne sia un terzo. No, che è la, diciamo, riforma, riforma profonda del diritto amministrativo e delle condizioni all'interno di cui operano perché questa, tanto più se si vuole mantenere questa separazione netta tra la funzione politica e la funzione amministrativa, quindi la funzione di indirizzo e la funzione di gestione, che ha un suo fondamento, arrivata ai limiti, ma ha un suo fondamento. Tanto più è indispensabile che chi esercita la funzione di gestione debba farlo in condizioni compatibili, no, con la tutela di se stesso. Altrimenti l'assenza di questa condizione significa anche e consente di mascherare opposizione politica nella gestione di atti amministrativi di fronte a circostanze che sono assolutamente, no, e obiettivamente investigate. Questo, diciamo, lo suggerisco come argomento, perché è un argomento che secondo me deve essere affrontato, che si fa fatica a affrontare, che ovviamente è lungo e complesso, ma che è assolutamente, diciamo, indispensabile, fa parte, a mio giudizio, del pacchetto. Mi fermo qui e vi ringrazio molto dell'invito. No, grazie a te, Luca. Io farei, non so, un rapidissimo giro, però se veramente, perché veramente siamo arrivati a 2:35. Mi è stato detto che sia Rampelli, credo che sia in collegamento la sua detta stampa o capo della segreteria, però è stato impegnato come Roberto Morassut, perché mi pare c'è il problema del bilancio. Questo è il problema che ci ha creato delle questioni. E mentre non so adesso Gasparri, mi pare mi ha detto Paolo Buzzetti che ha una difficoltà di aver la comunicazione, ma io ho mandato la comunicazione. Vediamo un po' se è il caso di sentirli oppure o di chiudere, però io farei così, dando anche la possibilità, se qualcun altro di quelli che segna in ritardo vuole entrare, magari con una battuta, io farei un giro velocissimo delle persone, se avete ancora un po' di pazienza, veramente 2-3 minuti ciascuno, se sentite la necessità di fare una battuta. Piero Sandulli. Devi mettere l'audio, ecco, perfetto. No, velocissimamente volevo innanzitutto ricordare due cose: la rilettura e la semplificazione della macchina amministrativa che citava ora il vice sindaco, credo che sia uno dei punti fondanti sulla base della quale non soltanto il sistema di gestione degli enti locali, ma soprattutto i temi collegati appunto alla dinamica del paese devono essere rimodulati. Io credo che l'informatica offra più di una opportunità per rileggere i procedimenti amministrativi che si sono andati stratificando e che spesso sono talvolta contraddittori. Tutto questo credo che debba essere in qualche modo molto notevole di attenzione. Per quanto riguardava le cose a cui faceva riferimento poc'anzi e Andrea Costa, anche quando io parlo di tecnici, non parlo di tecnici avulsi dal sistema politico, parlo di un valore aggiunto, e
questo l'ha spiegato assai meglio di me Linda Lanzicotta subito dopo, un valore aggiunto che chi si occupa della cosa pubblica deve apportare alla cosa pubblica, non un valore sottratto che spesso purtroppo la politica degli ultimi tempi ci ha insegnato ad avere. E perché se tu porti qualcosa della tua esperienza professionale all'interno del sistema che stai gestendo, quel sistema ne può solo guadagnare qualcosa. Se questo non lo porti, quel sistema vede sottratta una competenza. È chiaro che sostanzialmente, ecco, l'altro dei temi importanti è che il ruolo di Roma deve giovarsi anche di una riforma. Noi, io della riforma non ho parlato perché se n'era parlato precedentemente. È chiaro che sostanzialmente il tema dell'area metropolitana di Roma è un tema fondante, bisogna valutare se farlo a costituzione invariata, che credo sia più semplice, quindi aumentando i poteri delle municipalità e i poteri del decentramento interno, probabilmente cominciando anche a collocare un sistema di giustizia diverso, magari potenziando un secondo palazzo di giustizia a collocare ad Ostia per recuperare anche il controllo di quella zona del territorio romano che mi pare che da ultimo sia andata totalmente fuori controllo. Ecco, credo che tutto questo debba essere momenti di riflessione ulteriori sui quali probabilmente un nuovo convegno andrà fatto, perché in pochissime battute, certo, non era possibile risolvere i problemi anche istituzionali della città di Roma. E certo la città-regione risolverebbe molti più problemi, ma andrebbe a intaccare il titolo quinto della Costituzione, quindi credo che sarebbe di molto più difficile realizzazione. Credo si possa pensare a una riforma istituzionale della città capitale a costituzione invariata che possa apportare qualche risorsa in più a questa città. E le leggi su Roma capitale sono leggi di scarsissimo cabotaggio che hanno sottratto a Roma molte cose anziché dargliene quanto era necessario. Non altro da aggiungere, okay, se non l'augurio a tutti di un 2021 che ci restituisca la normalità, perché della normalità ci siamo accorti che era qualcosa di che oggi andiamo a riavere, che ci sembrava appunto qualcosa di atipico, ma che oggi così di dovuto, ma che oggi appunto ne riusciamo ad apprezzare meglio anche in valore. Quindi un abbraccio simbolico a tutti e la speranza che il 2021 ci restituisca un po' di e che non abbia la pena di pescare i guai del 2020, perché peggio non può fare, può solo fare già. Ok, benissimo. Altri vogliono fare una battuta? Non è obbligatorio, poi se no magari andiamo a concludere, penso Paolo, perché non credo che riusciranno a collegarsi, quindi non so, una battuta di ciascuno. Prego. Posso fare un intervento un attimo? Non intervento, una battuta. No, un piccolo intervento, figurati. Sì. No, pensavo questo, prima Tagli Avanti parlava di questo progetto Roma 2030 che per la sua associazione è stato portato avanti da De Matti. Quello per esempio è stato un convegno dove sono uscite tantissime proposte, molte altre, la proposta la volta precedente Paolo Buzzetti, altre ancora Amedeo Schiattarella, sempre appunto dopo una ricerca diciamo approfondita fatta con il CRED. Comunque il problema vero è che tutte queste proposte devono essere poi portate a compimento. Ripeto, il recovery plan ha 5 anni di operatività. Questo ragionamento che si sta facendo, che è straordinariamente importante sulla revisione del genere, è esattamente come la revisione della legge elettorale. È una di quelle cose che serve a depistare rispetto alle necessità del momento. Questo che noi stiamo per affrontare è un momento straordinario che velocemente deve essere sbagliato e portato a conclusione, ma con progetti. Noi non abbiamo progetti, idee tantissime, ma progetti veri, cantierabili, non ce ne sono. Quei pochi che ci stanno sono comunque ostacolati. Quindi il vero problema è, in questo senso, rimandare o comunque affrontare in altri tempi la revisione complessiva della struttura come dire, amministrativa e di rappresentanza politica del territorio. Ma adesso ci vuole un ufficio speciale, un city manager, una struttura che possa prendere decisioni in tempi brevissimi, perché altrimenti i progetti
saranno tutti accantonati perché non hanno validità. Punto. Linda? Io concordo sul fatto che, come il resto d'Italia, no, si è impoverito di progetti, non abbiamo un parco progetti degno di questo nome, però le due cose vanno insieme e non sono contraddittorie, perché se noi non abbiamo la strumentazione amministrativa poi per realizzarli i progetti, quelli rimarranno lì per l'ennesima volta, come dice l'architetto Luccio. È impensabile che in 6 anni si facciano, si realizzano i progetti. Ho capito, però, se noi non incominciamo, per esempio, a dotarci di un meccanismo per cui c'è un'approvazione rapida, ma l'approvazione di un progetto varia dai 3 ai 6 anni, abbiamo già cancellato il recovery plan per Roma. Quindi non possiamo pensare che le due cose non vadano insieme, anche se questa è una sfida molto difficile. Ok. Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Poi Andrea Costa? Poi magari chiudiamo Puzzetti. Sì, soprattutto per utilizzare finalmente il microfono. Sì, e non il mio cellulare. Ho messo 2 ore per dire com'è, però meglio tardi che mai. Allora, no, soltanto per segnalare un'idea, anche a seguito di questo dibattito, a dimostrazione che poi i dibattiti sono utili, mi veniva l'idea, per incalzare quelli che ieri hanno proposto questo ordine del giorno, l'idea mia era quella un po' di proporre ai firmatari, e perché no, anche al sindaco, a qualche ex sindaco, anzi a tutti gli ex sindaci di Roma, magari un dibattito proprio su questi due temi. Uno, quale, vuol dire, se è bene fare una riforma ed eventualmente quale riforma fare che possa impegnare nei tempi che riportava prima Linda, nei 3 mesi, se si riesce a trovare almeno quelle 5 punti di convergenza. E secondo, il tema sui recovery. Anche lì, magari uno, per semplificare il dibattito, può sottoporre 3-4 aree, magari uno si prende la responsabilità dell'onere della proposta, magari vedere anche in un dibattito di quel tipo quali sono gli orientamenti. Credo che un dibattito di questo tipo sarebbe utilissimo, se fatto con la con la dovuta serietà e la dovuta, diciamo, convinzione, secondo me può essere un piccolo passo per andare verso questa nuova definizione che regola i poteri della nostra città. Andrea Costa? Ovviamente, scusate. Ciao. Gli auguri a tutti quanti, un ottimo weekend. Certo. Andrea Costa? Faccio gli auguri anch'io. Battute, i progetti ci sono, i soldi sono anche i nostri, perché vorrei ricordare che il Recovery Fund è sostanzialmente preso a bilancio dell'Unione Europea, la parte a fondo perduto minima, per il resto il bilancio dell'Unione Europea, lo sappiamo, è a zero. Quindi da questo punto di vista sono soldi nostri che verranno ripresi, riprestati, dovremmo restituire. Dico questo perché, per non andare con il cappello in mano in Europa, non aspettarsi commissioni aggiudicatrici che dovranno decidere che cosa dovremo fare, farci indicare noi che cosa esattamente dovremmo dire o presentare per poter accedere a quei soldi. Quindi schiena diritta, okay. Ricordiamoci che sono soldi, no, i progetti ci sono, il comitato ne ha 45, Paolo che è qui nel collaboratorio Roma ne ha parecchi anche lui, quindi i bei progetti ci sono, alcune leggi importanti come quella su Roma Capitale andrebbero anche rifinanziate possibilmente, secondo noi, quelle soprattutto per i restauri dell'archeologia. Okay. Abbiamo visto ieri, insomma, un documentario che di là dai toni e le vie ci ha dimostrato che anche a Pompei si è cambiato da così a così in brevissimo tempo. Su una battuta per chiudere la riforma amministrativa, ecco, io spero che anche politicamente parlando la riforma del titolo V non sia un tabù, insomma, io personalmente
spero che si possa anche superare questa avventura. Ebbene sì, per me è stata un'avventura non propriamente felice per quanto riguarda la pubblica amministrazione dello Stato italiano, tra i rapporti di checks and balances tra i vari assetti istituzionali. Il Lazio è comunque una costruzione, lo sappiamo, una costruzione politica geografica, per lo più risalente agli anni 30, agli anni 20 del Novecento, ma è stata costruita per ben rappresentare in un determinato territorio al centro dell'Italia tutta l'Italia, a garanzia anche dell'unità nazionale. E qui, forse, visto la cisalpinizzazione italiana sempre più spostata verso nord, potrebbe essere una risorsa sia per Roma che per l'Italia intera. Benissimo. Nuovo, auguri a tutti quanti, buon anno. Allora, Luca, vuoi dire qualche cosa? Poi io dico una cosa veramente di 3 secondi, faccio praticamente gli auguri anch'io e lascerei poi a Paolo un po' una conclusione. Faccio gli auguri, una sola, per chi è Tuccio. Il city manager da solo non fa niente. Deve poter operare in condizioni diverse, queste condizioni diverse non sono tutte quante interne al comune. Questo anche perché banalmente, quale progetto che sia, nel momento in cui entra, diciamo, una variante urbanistica, un parere di intendenze unificate, la regione piuttosto che il city manager può coordinare quel processo lì, ma non è diciamo, serve, ma non è quello che. Non punterei, ecco, tutte le carte su una soluzione di questo tipo qui. D'altro canto, siccome è plausibile, ovviamente, che non ci sia, è implausibile immaginare che ci sia una riforma costituzionale o comunque anche degli atti molto radicali che sono necessari in un tempo breve. La scelta di avere di costruire un consenso politico largo intorno alla necessità di pensare la città come un elemento fondamentale del paese e quindi operarvi sopra è essenziale. Poi magari in un'altra circostanza ne parleremo più a fondo. Intanto faccio anch'io tanti auguri a quelli che vedo qui e quegli altri che forse gli altri che ci ascolteranno, diciamo, sì, che ci stanno ascoltando adesso nei prossimi giorni. Vedranno magari la registrazione. Anch'io vi faccio gli auguri. Voglio solamente rimarcare una cosa. Anch'io rimango, è molto molto difficile, specie oggi. Però secondo me veramente sarebbe essenziale raggiungere un patto, un accordo su alcuni elementi su cui, indipendentemente dalle amministrazioni attuali, future che ci saranno, si riesca a portare la città di fronte anche al confronto nazionale per i problemi che ha, anche per l'emergenza del recovery plan, ma con una piattaforma comune che veda un po' il massimo della convergenza. Penso che l'unica possibilità per Roma è avere qualche risultato. Paolo, a te le conclusioni. No, la voce. Eccomi. No, innanzitutto volevo dire che sono giustificati, aggiustificati fra loro Morassutta, Raffaelli e Gasparri, perché evidentemente gli impegni parlamentari gli hanno impedito a tutte e tre di partecipare. Per quanto riguarda, no, lungimente voglio fare conclusioni che non sarei in grado, riprendo alcuni spunti, soltanto alcuni velocissimamente. Quello certamente importantissimo del... Non c'è sfuggito dell'ordine, giustamente Lorenzo l'ha sottolineato, dell'ordine del giorno di ieri in Parlamento, che avrà poco valore ma grande valore simbolico finalmente, nel senso che, dico, un piccolissimo merito è anche a questo attivismo del mondo della rappresentanza, perché stiamo cercando di diciamo responsabilizzare i parlamentari romani nazionali, ovviamente che sono nazionali, sui problemi di Roma, e lo hanno fatto. E questa mi sembra una svolta molto importante, al di là dell'aspetto simbolico dell'evento, sul quale si può pensare di costruire questo ragionamento del patto. Dunque, la visione, sì, certo, diceva Linda Lanzillotta, la visione ha dato una visione, ci siamo? Sì. No. Paolo, sì.
Mi porti la corrente che è andato via il video. Sì, continuo con la voce e poi mi adesso è un calo di corrente, adesso devo ricollegarmi. Spero che mi sentiate. Sì, ti si sente benissimo. Mi sentite? Si sente benissimo. Oh, perfetto, grazie. Allora posso andare lo stesso. Dunque, il punto che in realtà, dal punto di vista della visione, adesso io non sono in grado, Linda ha dato una visione molto chiara, anche preoccupante, di riduzione netta della mobilità nei prossimi anni. Comunque è chiaro che questa considerazione generale bisognerà farla ed è fondamentale a supporto di tutto. Dopodiché c'è il tema, ripreso anche dal vice sindaco, subito del titolo quinto, e del rimodificare i rapporti tra lo Stato e la nostra realtà. Nel senso che ci vuole questo rapporto diretto, però poi scusa di fare un attimo che... questo rapporto diretto tra lo Stato e la città, perché questo problema delle sovrastrutture urbanistiche che avete ricordato poi in tanti, dei ruoli dell'urbanistica, lo vediamo sulla nostra pelle tutti i giorni, senza fare discorsi ideologici. L'ultimo articolo 10 del Rilancio da solo ha messo in evidenza il dramma di non coordinamenti, di non ruolo, per esempio in quel caso del Ministero dei Lavori Pubblici, cioè non c'è proprio il soggetto che è in grado di decidere, e quindi se interviene la regione tra il comune di una città metropolitana e lo Stato è chiaro che si crea un problema. Per quanto riguarda la governance, dicevate, del processo, ecco, io sono un po' affezionato in un momento drammatico come questo nel rafforzamento e nel ridare forza alla pubblica amministrazione così com'è. Sono abbastanza, nostalgico dell'ingegnere capo, adesso ognuno parla del mestiere che conosce, ma insomma ritengo che sia indispensabile contare sull'amministrazione esistente, creare sovrastrutture improvvisamente, metterle a funzionare, al posto delle strutture esistenti, penso che sia un grande sbaglio. Bisogna cercare di rafforzare quel che abbiamo e di farlo lavorare, e poi si creeranno ulteriori strutture. Un conto è la riforma del city manager, dei direttori, una riforma complessa legata a, ne abbiamo parlato poco oggi, la riforma di Roma Capitale, dandole quest'area metropolitana. Quello è un discorso che si deve fare, ma per far funzionare i progetti nei tempi sincopati che abbiamo, e io farei affidamento sull'amministrazione che abbiamo, magari rafforzata in una funzione di controllo, che è questo quello che manca all'amministrazione italiana da molto tempo, più che in una capacità di progettazione. Perché ti ricordo, quando abbiamo fatto l'autostrada del Sole, quando abbiamo fatto il piano Fanfani, e quando abbiamo fatto un sacco di cose, e quando abbiamo fatto il Giubileo, lo abbiamo fatto con l'amministrazione esistente, e l'abbiamo fatto casomai, adesso entro in un tecnicismo, ma con l'impresa che insieme, però in comunione con l'università, progettava i progetti. Cioè, nel senso, il progetto lo fa il privato con l'aiuto dei professionisti privati e l'amministrazione controlla. In questo schema forse si può riuscire anche immediatamente a dare un senso di reazione alle cose. Per quanto riguarda i progetti, quindi quali progetti? Ecco, al Giubileo, Linda ricorderà che fece la politica e tutti contribuirono naturalmente a questo per quel che potevano, ognuno al posto suo. Dico, cosa si scelse? Di fare la manutenzione, perché a un certo punto ci si rese conto che le grandi opere che poi si sono fatte dopo non riuscivano a essere, la stazione di Burtina, dico una, non si potevano fare in quel momento, non c'era il tempo nei 2-3 anni a disposizione. Allora anche adesso la cernia deve essere, come diceva Locci, legata al tempo, ma Massimo diceva bisogna prendere progetti e averci il tempo di farli. Ecco, alcuni progetti di manutenzione si possono fare, sono già pronti, c'è tutto il tempo per realizzarli, e mi sembra che di manutenzione un paese che ha ridotto la spesa per investimenti e aumentato la spesa corrente, anzi ha bloccato gli enti locali nella spesa in questi anni, e forse non sarebbe una scelta sbagliata e sarebbe molto utile. Per esempio il 110 è una cosa molto utile, perché interviene positivamente sul recupero di un patrimonio esistente che ha, che comincia a manifestare gli anni, come anche le infrastrutture. In questo senso noi abbiamo
così modestissimamente presentato tanti progetti. Magari alcuni non saranno validi, altri saranno validi. Ne dico uno solo per dire, quello del rifacimento di tutte le mura aureliane, le 17 porte, le mura serbiane, project financing che si accompagneranno a questi soldi pubblici che abbiamo stimato in decine di milioni, ma che per esempio è un progetto che farebbe il più grande restauro del più grande monumento di Roma. Ecco, queste sono cose simboliche che potrebbero avere effetto anche però pratico nei risultati positivi, questi dico di manutenzione sui quali mi permetto di insistere. E l'attenzione del grande evento, si dice il Giubileo del 2025, ma anche questo Recovery Fund, beh, come diceva sempre Massimo prima, questi grandi eventi, l'ha detto anche Andrea, sono eventi importanti perché in realtà danno il senso di un obiettivo. Certe volte sono finiti male, certo, ma qui sta la capacità di controllare dell'amministrazione e di fare un salto di qualità. Non dobbiamo spaventarci del non poter fare. Non a caso che ha deciso di non fare le Olimpiadi non sono stati dei cittadini romani, diciamo, come si ricordava prima. Allora voglio dire che una città gli porta un grande risultato, e anche quello che ricordava Lorenzo infine sul fatto che la politica, ecco perché è importante questo patto e che tutti i politici romani si impegnino in questo, è importante perché Roma è stata abbandonata nelle scelte politiche nazionali in questi ultimi anni. Questo è una realtà che va detta, cioè quando ci sono stati momenti elettorali noi abbiamo visto, non dico un gioco, non oso dire tanto, ma insomma Roma ha fatto parte di un pacchetto di scambi di partite politiche, non pretendete, ma di partite politiche, cioè nel senso che è rientrata nelle divisioni delle competenze, non si è presa Roma come Roma, che ha bisogno di un'attenzione particolare. E diciamo la scelta del sindaco è un fatto importante, quindi deve essere da parte dei partiti politici e della politica una scelta consapevole e molto importante. Infine il tema della governance, qui ci vuole visione, ci vogliono i progetti, abbiamo detto, abbiamo provato a dire quali tipi di progetti, ci vuole una governance che è sicuramente quella dell'amministrazione, come abbiamo detto, esistente, ma diceva, mi pare, Lorenzo, o Piero anche, dicevano, ma chi sono le persone che poi devono decidere e gestire la questione? Servono dei tecnici che non siano solo tecnici, ma siano naturalmente anche di una consapevolezza, di una preparazione complessiva, ma che facciamo? Un organismo a livello romano oppure si va a livello nazionale a chi si deve chiedere? Ecco, questo è un tema che il patto dovrebbe porre alla politica nazionale. I temi in generale della città, ecco qui che manca un ministero delle aree urbane, manca un'entità nazionale che si occupi delle aree urbane, ecco qui che cosa hanno fatto i francesi tedeschi? Hanno preso il ministero dell'economia e gli hanno dato l'incarico di pensare al recovery fund. Noi mi sembra che abbiamo più fatica per la complessità nostra amministrativa, ma ecco, a chiarire chi si interessa delle proposte delle città, in questo caso chi si interessa delle proposte di Roma per vagliarne i progetti, mi sembra che sia venuto da tutti gli interventi con molta chiarezza fuori, è un problema diciamo da mettere subito in chiaro, perché altrimenti rischiamo di parlare senza avere l'interlocutore che poi si ponga il problema e di capire come scegliere. La cabina di regia, quindi, che fu messa su questo tema della governance a livello del Giubileo, controllava e un po' gestiva, diceva Piero Sanduli prima, il fatto di avere qualcuno che segue il programma, no? L'assessore al programma. Ecco, avere qualcuno che una volta stabilite le cose, gestisce e segue, questa sì che è una struttura che si può inserire naturalmente a livello romano, che poi vada a preoccuparsi di far adottare queste cose. La costruzione di tutto questo, compresi i progetti che si scelgono e la riforma possibile da proporre certo a livello nazionale, potrebbero essere queste invarianti di questo patto per Roma, che naturalmente trova la sua sostanza poi nell'azione politica. Noi possiamo solo limitarci a proporlo, però come forze, diciamo, produttive, secondo me c'è l'adesione di tutti, senza alcun dubbio, e la possibilità, poi rimettendosi ovviamente alle scelte, ripeto, ognuno i compiti suoi, le scelte le fa la politica, però le proposte noi le possiamo fare, possiamo anche cercare di garantire tutto l'impegno, per esempio un grande coinvolgimento
della forza della cultura, anche che oggi qui c'è Andrea, ma che è molto vasto e che ci ha già dato consenso, un coinvolgimento dell'università, insomma Roma, voglio dire, non è che gli manca la cultura, l'università e la capacità di realizzare queste cose. Quindi direi che con un po' di coraggio di buttare il cuore contro l'ostacolo, questa cosa si può fare, impostare questi tipi di ragionamenti naturalmente. Poi partirà la campagna elettorale, nella quale ogni candidato dirà quello che pensa, proporrà le sue cose, ci sarà uno scontro durissimo. Però salvaguardare come, diciamo, un nucleo centrale di idee, di proposte e di progetti e di invarianti e di riforme prodotte da elementi che sono capaci, molte delle quali qui presenti oggi, scuso me, non mi tiro indietro, dico, parlo di voi, già avete fatto un discorso dal quale i temi si capiscono e dal quale si potrebbero dedurre queste possibili scelte. Io mi fermo qui, spero di non aver fatto confusione, al contrario voglio dire che questa idea del patto mi convince sempre di più, e quindi ringrazio tutti i partecipanti, faccio gli auguri di buone feste, stiamo aspettando il prossimo anno tutti, speriamo che sarà l'anno dell'uscita dalla pandemia e che sarà l'anno della ripresa economica, perché non crederlo, e poi come al solito lo sappiamo, dipende da ognuno di noi, è inutile che pensiamo che dipenda da fatti esterni, chissà quali siano, dipende dalla buona volontà piccola come capacità di ognuno di noi di dare un contributo. Quindi grazie a tutti, Claudio ti lascio la parola. No, devo dire altro, devo solo salutarvi tutte quante e grazie soprattutto a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di stare 3 ore e 04 minuti a sentirci. Grazie, auguri. Allora un attimo che chiudo la diretta.